is, again, only ZBrush, ZBrush Core, ZBrush Core Mini, or the ZBrush Trial can be used. No other application for rendering, no application like Photoshop. Hey, Zoom. Used to put images together. This year, it's all about ZBrush. That's it. Hey, Zoom. Okay. There's, right? So this is, again, your rules page. Okay. You're allowed to use any MATCAP material. You can even go, you can download a MATCAP material and use those. That is totally fine. We're going to be starting here in just a few minutes, so at 12:30, and we're going to be kicking this off for you all, right? So we're going to have a little countdown. And again, when that timer starts, that means we're sculpting, okay? So, and then I'm a rookie to this compared to Jessica and Joseph, right? So everyone's going to be streaming on either Twitch or YouTube, and then Jessica's going to be watching as well. Looking. Yeah, I'm haunting all the YouTube, all the Twitch, finding people that spark my interest. Yes. And then you want to make sure when you're streaming, you have your settings set to auto record. YouTube will do that, but in Twitch, you need to go and turn that on to make sure it doesn't, because you need to keep the recording of your stream in your channel at least until we announce the winner. Because again, the judges need to go look at those. When they narrow down to who they want to make the winners, they got to go look at them again to scrub through and take. Eccomi, l'avevo detto e lo faccio. Oh, Madonna, c'è il volume altissimo. E anche te c'hai il microfono gracchiante. Lo so, mi sa che è per il gain. Adesso provo a vedere se riesco a... Aspetta. Così uguale? Adesso provo a vedere se riesco a... Così, considera che sembrava tipo... Così uguale. Ti fai un fischio qua. Ma mi senti? Sì, ti sento adesso, sì. Ok. Ancora gracchi comunque, eh? Sì, ma infatti prova a vedere se così funziona. Prova. Ma stai facendo? Stai giocando ancora? Sì. Però non posso abbandonarti. Ma gracchia? Sì. Allora, non so cosa dirti. Strano. Parla. Prova. Sì, gracchia. Ma prova proprio a staccare le cuffie e riattaccarle. Ma no, ma penso sia per la... Mi senti? Matt? Oh? Mi senti? Sì, adesso va bene. Anche di là? Stai live su Twitch? Sì. Ah, ok, aspetta. Ah, ma perché prima gracchiava pure su Discord? Sì, su Discord, sì. Ah, ok. Ok. Com'è? Mac, no, di roba? Niccolò Granese. Ah, Niccolò Granese. Non mi compari perché... Niccolò Granese. Eccolo. Adesso ho provato a aumentare il gain del microfono, però dalle impostazioni... Bella Dejo. Aspetta. No, ok, ti sento bene anche sulla live. Ok. Confermami anche tu, Dejo, che si sente bene, per piacere. Nice! Nice. In this sense, like, oh, I'm going to put a gear right here. You can't bring that brush in. There's already one that exists inside of ZBrush anyway for Steam. Yep. Okay, and for the person I saw, if you're having problems with the PNG that I brought up, don't worry, you're not going to get disqualified if you don't have that up. We get, like, that's not going to be a disqualification thing if you don't have that little icon. But it's important to put that up if you can so that we can recognize. Okay, so as far as the brushes go, any sculpting brush is fair game. Just no IMMs, the only insert mesh brush again. Scusa, c'è tutta la crew. Tra l'altro è tutta la crew di admin. ZBrush. Okay?
And the render must be done in ZBrush, no other application. Okay, and again, we're only using ZBrush for this. And please, everyone, no personal logos, commercial logos, and all that. Keep it just about your artwork and in your image, okay? And then, so the question coming up, yes, as long as anybody, during the stream, during that 3 hours, whatever you make inside of ZBrush can be used. So including insert mesh brushes. If you want to make an insert mesh brush during the competition, that's totally fine. But you got to make it inside of ZBrush. You can't go to another program, make it, and then bring it in, because we're not allowing that, okay? And then we're going to be jumping to the contestants. So you guys, we're going to be jumping to all these contestants for you. Okay? Questa volta è una spiegazione. Sì, sta spiegando un po' le regole. Okay? Okay. And then as far as what you guys win, again, we've got our four main spots. Nemmeno uno, Manuel, nemmeno uno. Keyshot, form labs, piedi, termini, okay? Puramente tecnici, veramente like, nemmeno uno. Però dai, a form due. Era due zampe. Diciamo. Z Keyshot Pro, like the $2,000 version with the bridge, ma link da live, and a 1 year subscription to Gnomon Workshops. Like that's what su Twitch c'è chi non lo conosce, lo provi. A 16-inch antique, a Wacom 16-inch antique, sorry. And then sì, si sente doppio perché ho la sensibilità del microfono, che c'è il microfono che è una merda e. To Gnomon Workshop. Third is going to win a Wacom medium tablet, Keyshot Pro. With tanto bridge, dopo questo qua lo muto e non c'è il... workshop, and then fourth and fifth are going to win a Wacom tablet and a 1 year subscription to Gnomon Workshop. Okay, and again, please, when you post right here, you can see it, just put your full name in your post, in that official post, and then judging is going to be done by our three panels. So are we ready to get this going? I think we're ready, but I don't have a card ready. All right, so let's get going on this. We're going to count you down now to get sculpting. 5, 4. E pure il conto alla rovescia. Questo l'abbasso, questo va di qua. Hai già perso tempo, eh? Madonna. Già siamo partiti male. Si parte, dai. Insomma. Già siamo partiti male, non va bene così. Siamo informissimi. 15 secondi persi. Parte questa edizione 2020 dello Sculpt Off di ZBrush. Bentornati per chi si è connesso adesso. Insomma, c'ho l'ansia addosso che nemmeno Gesù. Ci sta. Tu sei a pallone della matta? Sì, ma quasi finito. Sento dal clicker. Che si sta cliccando come un dannato. Si sente in live? Boh. In live, aspetta, lo dico io. Sì. Ma sì, per forza, perché c'ho il microfono opaco e... Mi muto. Bravo. Tu che stai facendo, Fer? Guardo il commento te. Addirittura abbiamo proprio il live, certo, commento, no? Certo. Ma mi sentono a me se parlo sulla live, no? Sì, sì. Sì, ma se parlo io e parla anche qualcun altro, sicuro poi si sente doppio, ma chi se ne frega intanto. Chi se ne frega. Quindi alla fine hai scelto la testa e l'uccelletto quello a destra. Sì. Anche se non si potrebbe dire. Bananato. Insta ban. Così. Perde. Regala sempre emozioni.
Quindi è giusto. Ah sì, ovvio. Tra l'altro ho talmente tanta ansia addosso, a caso, che non so nemmeno cosa sto facendo. Cioè, tipo, sto scolpendo per inerzia, presente? Vabbè, ma sicuro è solo l'ansia, perché già sai che devi fare, è solo l'angoscia delle tre ore della repistica. Sì, tra l'altro... ci sta. Guarda qua, c'è già la base mesh del... Smash proprio topology. GG, sold. Tanto faccio uno scouting su i tuoi rivali che sono in live. No, oh, non mettere l'agitazione. Agitazione. Non dico niente, Ok. Figa, che sennò vado in fare. Giusto. Guardati magari anche la live. Magari anche la live di ZBrush proprio che... ogni tanto buttano dentro qualcuno, credo. Sta sempre su Twitch? Sì, canale Pixologic. Ah, bravo, Pixologic. Stanno facendo vedere il Borat. Cercando di tenere le proporzioni più possibile umane, non nel senso umane anatomicamente corrette, ma per non fare un mostro senza senso di esistere. Onesto. Tac. GG, guarda che bello. Lo scudo che c'è in testa, che cos'è? Sì. Come lo definisci? Tipo uno scudo, sì, non lo so. Una roba simile. Sì, che poi in realtà penso faccia parte dell'anatomia dell'uccello, anche se non... tipo delle piume. Però sono tipo piume, in realtà, sì. Non dovrebbe essere solido. Perché... no. C'erano degli scacciatissimi che erano tipo... c'erano... del scheletro deformato, come se là dentro c'era lo scheletro, tipo tutti animali, no? Sì. Tutti impazziti. Sì. E qua ci andranno gli occhi. Più o meno. Ancora super bassa di densità, però tiriamo giù le forme prima. Questo va reso sharp per fare il becco, ma il becco è più appunto anche verso sopra. Cosa facciamo un post Instagram per sponsorizzare qui. No, dai. Come no? Perché no? Sì, tanto. Tocca Fabio, sì. Ok. Facciamo buttare dentro anche un'altra sfierettina. Allora, essere poi. Anzi, facciamo che lo faccio unico e poi gli do la forma, così poi posso modificarlo come voglio.
Quindi questo va di qua. Your stories, abbiamo fatto il post. Eccoci. Perfetto, è arrivato il mio Lancorman. È arrivato l'Anchorman. Adesso devo veramente iniziare questa Cut Off 2020, ragazzi. Allora, abbiamo fatto questa sponsorizzazione in giro per i vari canali ufficiali. No, non mi dovete mettere ansia. Però posso dire una cosa, cioè questo bel canale Twitch, questo bel... questa bella live da sponsorizzare, cioè questa paperina che esce fuori in Milano, cioè tutte cose, cioè vogliamo fare gli streamer sì o no? Esatto. Per ora, non puoi fare il timidone, cioè adesso dobbiamo cacciare fuori quello che stai facendo, quello che stai scolpendo, dobbiamo cacciarlo fuori in questo momento, quindi dobbiamo spargere la voce. Ed è per questo che devi stare fermo. Adesso ti spammo ovunque. Devi stare davvero fermo. Devi stare. Giusto. Allora. Tra l'altro ci sono 6.000 gradi qua dentro. Dovrà essere un po' importante, essere un po' più così che va a curvare. Not bad. E poi abbiamo la parte finale che va a punta qua. E gira sotto così e adesso ci andiamo a buttare dentro. Questo magari non lo faccio, potrei farlo anche singolo, ma lo faccio tutto il corpo, così almeno poi decido dove, come tagliare e fare una cosa tipo così. Guardalo, già prende forma. Qua c'è una gobbettina. Vorrei avere la tua stessa sicurezza nel muovere queste mesh con queste pennellate. Veramente, ti guardo e dico, ma minchia. Ma perché tu sei... Guardo tipo come quando un porno segna amatoriale. No! No! Ecco il banner da Twitch. Arriva subito. Dopo quanto? 10 minuti, no. Quanto è passato? 18 minuti! 18 minuti. Cioè siamo 18 minuti in, ragazzi. 18 minuti in e non sto già facendo... quello che devo. No, non è vero, dai. Tanto Matti, io dicevo che sto studiando i nostri rivali. Sto controllando gli altri scout. Sì, sta facendo scouting. Sulla destra c'ho il canale Pixologic ufficiale, sulla sinistra ho tutti quelli con l'hashtag Live ZBrush Scout Off e al centro c'ho Nick. C'hai lo schermo 200 pollici. Dopo vado a vedere la storia Instagram che ho fatto. Dopo vado. Allora, qua c'è da tirar fuori la prima ala, però. Un minimo, giusto per dargli la forma. Minimo la prima ala. E poi c'è da buttare indietro tutto il resto, perché dovrebbe essere poi la parte della coda. Quindi questa parte qua va mascherata. Ok. Questa parte qua va mascherata.
E questo va portato. Opla. Uno in su e poi c'è quella laterale. Anche se in realtà queste qua credo siano separate in mezzo per far spazio poi a quella principale centrale. E qua c'è da capire perché questo secondo me è bucato qua in mezzo. Così. E dà lo spazio all'altro punto di uscire qua sotto. Sì. Così che fa la coda più piccola. Nice. Questo va in giù. Va a dare lì, tipo la forma così, qua va a punta. Vediamo. È bello perché fare sta roba live, già quando mi registro è sempre un'angoscia unica perché poi non sai mai cosa esce, no? Mm-hmm. E quindi c'è sempre quell'ansia del starò facendo le cose fatte decentemente. Sì. Poi abbiamo questi 11 spettatori live adesso, Nick. Sì. Eh sì. Faccio per loro. Faccio sì, per loro. Prima eravamo tipo il terzo o quarto più visto dell'hashtag Scout Off 2020. Niente. Su Twitch. Avevamo già fatto i soldi. Sì. Ok. Ma parliamo delle scelte, quelle importanti. Cosa stai per dire? Cos'è che stai per dire? Io ho paura averti qua. Di questo verde sul background. Hai visto? No, no, no. È importante, molto in linea certo. Con tutto il brand Mac su Twitch. È certo, tutto matchato. Ma parliamo di un'altra cosa molto importante. Mac o Mac? Come vuoi, in realtà. In realtà è Ma, perché... Cioè, allora, in realtà l'originale è con la... È pronunciato in inglese, però ormai è diventato italiano, quindi Ma. Mac. Vabbè, diciamo Mac. Matt, parliamo di una cosa seria importante. Parlavo in pre-challenge con Nick, che ci appunto mi diceva che è molto angosciato dalla tempistica stretta. Cosa ne pensi? Riuscirà a finire in tempo? Sfida? Io credo che con una buona difesa tecnico-tattica e un buon catenaccio potrebbe portarla tranquillamente a casa, perché comunque ricordiamoci che ha una pennellata molto morbida ma molto decisa che può portare subito in gol il nostro uccellino, e quindi direi che sono molto fiducioso per la bozza, per lo sketch di questo uccellino, e poi però vedremo come riuscirà a concludere in rete con i dettagli. Parole giuste e dure per questo Mac. Quale pensi, Matt, sarà la parte più difficile nello sculpt? Non ho idea di cosa lui abbia in mente, sinceramente, non ne ho veramente idea. Quindi, yes, per quello che vedo, ci stiamo approcciando per adesso allo sculpt delle ali, sembrerebbero. Davanti vedo una sorta di, non so, di pettorina, quindi direi una sorta di armatura, non so. Il tema, ricordiamo, è lo steampunk, quindi vero, potrebbe essere vero. Tranquillamente un'armatura. Però decisamente non è tanto quello il pezzo che mi preoccupa, ma a tutti gli effetti il piumaggio. Non so in che modo vorrà renderlo, non so se vorrà fare comunque un... Non so se vorrà dare un effetto realistico o comunque un effetto magari tutto metallizzato, meccanico, magari di legno, non lo so, di legno. Da vedere. Potrebbe essere un'idea di legno, effettivamente. Sì, il problema è poi farlo di legno. Però di legno ti permette di fare queste piume, queste ali molto rigide,
giocare un po' con le forme, ma non impazzire sul, appunto, sul piumaggio, che poi dopo in fase di rendering o comunque di finalizzazione potrebbe essere veramente un dito nel... E quindi direi buona fortuna. Ma in realtà la fase di rendering è la peggiore, perché appunto sarà tutto fatto dentro ZBrush, quindi io non so praticamente fare nulla all'interno di ZBrush di rendering, e quindi sarà una roba molto molto base in realtà. Quindi ci abbiamo 3 ore non solo per scolpire, ma anche per guardare i tutorial di ZBrush. Esatto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tu dici così che non sai come fare per quanto riguarda la finalizzazione del rendering, insomma, perché credi non ottenere un buon risultato, o semplicemente perché non hai mai fatto rendering all'interno di ZBrush? No, perché non ho mai fatto rendering dentro ZBrush. E anche perché poi le possibilità, a meno che non sai tutte le proprietà fisiche dei matcap, come funzionano, come no, non è facile. Quindi, insomma. Beh, mi pare una buonissima opportunità questa qui, per iniziare a provare a renderizzare dentro ZBrush. Sicuramente. Siamo molto fiduciosi, vedo che comunque... prende già forma questo nostro passerotto, non andare via. Sì, ci avviciniamo alla prima mezz'ora, 26 minuti attualmente. Sì, è pochissimo. Ottimo step iniziale, già abbiamo un bello shape. È davvero pochissimo, raga. Poi non mi devo perdere nei dettagli. Esatto, un Mac un po' demoralizzato. Ma... No, non sono demoralizzato. Ma esatto, bravo, perché comunque il tempo è amico del padrone del tempo, e tu sei il padrone del tuo tempo in questo momento. Sicuramente. Queste frasi fatte... Sono padrone neanche di me stesso io. No, ricorda invece che questo è molto importante, siamo sempre padroni di noi stessi, dobbiamo solamente accettare e essere consapevoli di... poter accettare quello che non possiamo accettare. Ma psicologo. Quindi c'è anche questa cosa, abbiamo perso 4 viewer. C'è anche questo nelle live. Quindi io direi continua a zibrasciare, credere in te stesso, scolpire, e continua a credere in te stesso. Chiaro, perché ce la puoi fare. Certo. Ad esempio, adesso che cazzo stai facendo? Muoviti, fai che ste cazzo di porca troia. No, devi davvero lasciarmi fare, perché io c'ho le mie... Hai detto che ti perdi in dettagli, in cose... Sì, però mi aiutano a vedere. I cazzo di spigoli del becco sopra, come cazzo si chiama. Cioè, dai. Zitto. L'occhio dovrà essere un po' più piccolo, però. Perché non voglio farlo sembrare un pollo, quello è il problema. Sì, comunque... Esatto. Ah, vabbè, dai, ci siamo. Queste sono troppo grandi. Devo andare più in dentro. Più piccoline. Cosa? Queste qua, queste sono molto più piccole. Ma in base a cosa decidi che sono troppo grandi? In base alla visione, la visione del design che ho. Ah, ok. Ciao Pedro. Ciao. Sì, visione artistica, chiaro. Comunque credo che sia veramente un buon progetto, questo sembra molto interessante. Però queste gambe che mancano ancora. Zampe. Comunque adesso gliele faccio, era solo per definire un attimo qua le proporzioni, che adesso ma tornano. Figurati, per me fosse, cioè, se io con parole tue. Eh? Con parole tue. A parole mio, se io avessi a parolo mio. A parolo mio, se io fossi stato in grado di fare uno sketch in ormai sono 23 minuti di questa cosa. Così io già avrei gridato la vittoria, già avrei detto sono il più grande del mondo, il mio uccello è più grande di quello che sto scolpendo. E quindi
Ma la facciamo live senza salvare? Così proprio di Beh, brutto. io un salverino lo butterei lì ogni tanto, Tipo diciamo. l'altra Se sera. no, sì, se no, L'altra sera ho se perso no. tutto quello che avevo fatto, Fer. Presidente? Presidente? Oh, è andato. Mandiamo la pubblicità, per favore. Spam Amazon Prime. Perché no? Oh. Non ho da bere, non ho da bere, è gravissimo questa cosa. Mario, adesso morirai dissetato perché è quello che ti meriti per esserti dimenticato questa cosa. Gravissimo, E non puoi gravissimo. alzarti per dalla sedia per le prossime 2 ore e mezza, No, addirittura. sono incollato, mi Quindi, sono scocciato alla esatto. sedia. Comunque, devo ammettere, un brand, questo Mac, veramente molto importante. Un'immagine coordinata sul canale, veramente molto, molto importante. Molto Queste forte. foto, questa foto profilo fatta oggi pomeriggio grazie all'aiuto dell'Art Director Month, che potete andare a trovare a questo sito che vi Bastardo. metto in chat. No, addirittura. Stai chiamando uno spam così? Ecco qua, questo è, guardate, io non c'ho parole, io sono l'anchorman di questa live e non sono neanche moderatore. No, non Questa sei cosa è mod. veramente imbarazzante. Non Questa cosa è sei veramente mod. imbarazzante. Ma Comunque, se volete potete andare sul mio sito. io vedo degli asterischi, è normale? C'hai la censura, bastardo. C'hai la censura, bastardo, ti odio. Ok, guys, you can find me on my website. And my website is www.mant.uk. YMCA. YMCA, we are all free. Nick, dopo questa cosa abbiamo perso altri 5 You viewer. can text me Sì, whenever you vanno want. bene. I'm here and I don't have OnlyFans, so. Fidati che prima del... Fidati, guarda, te lo garantisco, che prima di queste 3 ore arriva quello che non deve essere detto e No, 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 io mi sto voliamo in ban. mantenendo su canoni tranquilli. No, vogliamo in ban diretto. Allora, Alla fine di giovedì, se le zampe... vince la challenge, farà un tutorial su come fare questo modello gratis su YouTube. Le zampe dell'uccellino... Zampe dell'uccellino sono tre davanti e una dietro. Minchia, è un po' deforme questo uccellino. O forse la terza gamba davanti. Terza gamba. Le Ne gambe dell'uccellino hanno le sono zampe tre. dell'uccellino. Sono gambe, sono zampe, zampini. Tu le mangi le zampe dei piccioncini? Oh, Pedro. No, I don't do ZBrush. He's much better than me. Sorry, I didn't realize it's you. How you doing, man? All good? He's a master of ZBrush. Sempre esagerate. Pedro è un mio collega. Sì? Nick. Sì. Hi Pedro. Che te l'avevo commentato, ciao, ma non avevo notato. Sì, gli ho risposto, ma non sapevo fosse inglese, americano, È spagnolo lui in realtà, spagnolo. quindi un Beh. po' ci capisce, penso. Ciao bello Pedro. Ciao. Ciao. We're doing light commentary to support him. Posso Onesto, aprire qualche onesto. parola? Mamma mia, se ci sarà da dannare su ste ditine. E insomma, allora, la Ma quindi zampetta... questo scouting sulle altre Vedo live. tanti umani, vedo molte poche Vero? creature. Non Vero? voglio stressare Nick con troppe informazioni perché so che ovviamente avere info di come e quanto sono sviluppati i modelli è sicuramente stressante. Tanti tanti umanoidi, ho visto poche creature e se non erro finora ho visto, a parte il tuo Nick, solo un altro uccello.
Okay. Vabbè, buono, positivo per la tua vita, Ferdi, comunque. Sono molto contento di questa notizia. Probabilmente anche lo sapevo. Francesca sarà molto contenta. Lo sapevo che andava a finire così. Era chiamata, però... ragazzi, se volete comicità di qualità andate su altri canali. Mi dispiace, qua c'è solamente comicità trash scontata. Giusto, giusto. And for everyone following Nick, remember to check my YouTube channel as well, youtube.com/ferdi. È una piazza pubblica, è una piazza pubblica. Mamma mia, veramente. Stasera. Yeah, the UI is horrible. Yeah. It's not the best tool, isn't it, Pedro? Yeah, I don't like it too much. And doing rock is quite easy, but doing this stuff is like mind-blowing. Ok, il zampettino ce l'abbiamo per ora, più o meno. Andiamo con il trim. Come posso andare a stalkerare gli altri? Tu hai messo qualche hashtag? Sì, devi mettere live zebra sculpt off. Ah, eccolo, sì. Cioè, devi mettere, sì. Pedro dice, the tool is fantastic, it's just the interface. Vuoi dare qualche tip, Nick? No, c'ha ragione. No, non installatelo, lasciatelo stare. It's totally right. Ok, ci siamo più o meno, zampettina fatta. Nice. Diamoglielo un save così per sport, che non si sa mai. Ah, la challenge non è non salvare per 3 ore. Potrebbe. Sì, da bene, già sta senza acqua, senza... Infatti. Beh, ma secondo me il cibo dovrebbe essere qualche viewer che fa una donazione e gli fa un ordine su Deliveroo. Diretto così. Ma si può, tra l'altro, come state messi lì? Sì, no, credo le spedizioni siano consentite. Non lo so, non ho ordinato in questi giorni, in questo periodo. Beh, cazzo, scrivimi l'indirizzo di casa in chat, per favore. Privato, ovviamente. Non ci sbatti. Ma dai. Non ci sbatti. Dai, gli fai perdere 2 minuti, Matt, dai. Tu. Ma non ce lo farò. Adesso me lo trovo, cazzo. Ho un cazzo di pro di GeoGuessr, secondo me non trovo il tuo indirizzo di casa. Ma non è una cosa bella da dire, comunque. Vabbè, ma sono abilità, sono skills... che tutti i recruiter del mondo dovrebbero apprezzare, non avere, apprezzare. No, non mi stai convincendo, Va bene. Ok. Cominciamo. Guardalo come ha preso forma. Sistemare un po' le alette. Questa deve essere un po' più rotonda per dargli un po' più formettina così. Ok. La parte dietro non so se mi piace così o preferirei farla più... Perché le piume... Vabbè, facciamola così per ora. Facciamola così. Facciamo aggiungere qualche dettaglino qua. Sono in simmetria. Sì. Ok. Qua ci avrà lì. Parte del collo che poi andrà a piegarsi, non so come. Questo sarà un problema che affronteremo dopo, insieme a tutti gli altri problemi di questo mondo. Ah, quindi risolverai anche la situazione Covid. In questo sculpt off sono molto fiero di te in questa cosa. Zero spettatori dopo che. Sì. Insultami ancora. Io ti trovo l'indirizzo di casa. Effettivamente abbiamo perso altri 2 spettatori negli ultimi 10 secondi. Ci sta. Grazie. Perché sono stato zitto. Ed ecco, categoria becchi. Questo va più in su.
E questo poi va arrotondato un pochino. Secondo me ci va un altro spammino. Di Amazon Prime. Ok. Vediamo se riesco già a fargli il socket per gli occhi. Judge man, grazie. Thanks for the follow, man. The sphere. E questo dovrebbe essere l'occhiettino. I don't know, Pedro. I hope less than 2 hours. I mean, I would like to achieve a good result in 2 hours and then focus on rendering and... Pedro and everyone else that connected just right now, the rules say that he needs to do everything in ZBrush, rendering, yeah, texturing, all of it. So there's no other tool allowed in this challenge. It's quite a lot to do. Yeah. Zmax, thanks for the follow. Or if you're Italian, grazie. Ok. Qui abbiamo l'occhiettino. Vorrei lasciargliene un po' di zona tipo, cioè palpebra, non sono sicuro però. Dicono speedy pollo, ma Nick. Cosa? Dicono speedy pollo. Speedy pollo, bella Dejo. È speedy pollo, sì. Focaccina con speedy pollo. Cos'è che era? Speedy pollo e patatine? Non sono sicuro di sta cosa. Inizia a essere veramente interessante quando lo vedi tutto insieme. Cominciamo ad aggiungergli qualche dettaglino giusto per dare un senso a questa cosa. Comunque sto guardando altri live, no? È molto interessante vedere come tutti, a prescindere dallo stile che stanno utilizzando, lavorano in maniera completamente diversa da... Prima di tutto da te, perché sei quello che seguo di più, che fa ZBrush ovviamente, no? Cioè, ti vedo quasi tutti i giorni qua su Discord. Però appunto, per esempio, sto guardando questo Mike, che sembra molto classico disegnatore, insomma un po' old school, insomma più arti classiche, e c'ha un modo infatti di scolpire che è veramente come se stesse disegnando, oppure proprio scolpendo nel vero senso della parola, più classico. Sì, ognuno... Sì. È davvero figo per quello anche, perché... Sì. Poi c'è un altro che sta utilizzando praticamente tutti... Primitive? No, tutti i mini asset già fatti praticamente, già pronti. Non so come cioè? Nel senso che ne so, prima aveva tirato fuori un ingranaggio già fatto, l'ha importato Okay. Tool e l'ha infilato dentro al coso. Sì, sono gli insert mesh che ha dentro ZBrush. Esatto, quindi è un gesso, però insomma è anche quello un modo.
Pedro chiedeva, scusa Matte se ti interrompo, Pedro chiedeva se conosciamo Flick Normals, canale YouTube. Yeah, I heard of it, I think I checked a couple times, Pedro, but these guys co-opt a lot more than me, so probably they know about it. Yeah, I watched, I think, every tutorial on their channel. Ho visto un paio di commenti sulla live ufficiale, appunto, che si lamentavano e facevano: ma stanno scolpendo tutti i character. Io lo quasi di no. No, noi siamo su Creature, che è la stessa roba, però. Però sì, è vero, è anche scorrendo proprio tutti, certo, i canali che stanno facendo lo scalpo. Guardalo, guardalo quanto è fiero. Guardalo quanto è fiero. Guardalo, pam pam. Dai. Considera che sono... Sappiamo quanti partecipano, Nick? Totali? No, no. Guarda, prima nel poi. Thank you, Zmax. Thank you. So you're a half Italian. That's nice. Nick, you should say obrigado, not thank you at this point. Obrigado. Vabbè, dopo questo. Sarà piangendo. Sarà strappando i capelli. Comunque, su, se tu scrivi insomma l'hashtag live ZebraScalpedOff, escono fuori una cinquantina di canali con questo hashtag. E di questi cinquantina, insomma, di questa cinquantina, in pratica ci sono uno, due, tre con te. 4 forse. Sì, tipo 4 o 5 live che stanno facendo non character, per intendere, inteso come character umano, insomma. Sì. Questo sta facendo... Che cosa sta facendo questo? Una balena. Carina la balena. Carina la balena. Zmaxin si è tagliato dello briciava. vedi. Pedro poi chiede. No, I... no, no. Yeah, some references. And I'll try to replicate the bird anatomy and some art surface pieces. But yeah, I'm sculpting by high. That's the power of being professional, Pedro. He knows what he does, not like me. Mamma mia. I tried to get in on a job. Quando ci sarà Terry, da fare polish. Si saranno separati e in mezzo ci sarà un'altra. Resolution. Ok. Andiamo a mettere un po' di... Anche mia mamma ha reacted alla story, Nick. Assurdo. Siamo ormai diretta. Internazionale. Ok, questo deve andare in mirror. Ctrl Shift D, mirror. Ok. Nice.
Siamo poco sotto l'ora. Poco sotto l'ora? 50 minuti esatti adesso, ragazzi. Non è che ce l'abbiamo le grafiche per la prima ora, la seconda ora e la fine. No. Cavolo. No, quelle no, anche perché sennò mi... Abbiamo perso almeno 50 followers. Ok, queste qua credo sia arrivato il momento di separarle. E oppela là. Ctrl V. Tuc. E gli diamo un group split. Ok. Adesso qua torna in Dynamesh e di là pure. Quindi queste andranno sotto alle ali principali. Così. Sto chiedendo se queste vadano verso il centro oppure no. Queste dovrebbero andare sì, perché le ali alla fine si chiudono e stanno, diciamo, unite, quindi non ci sono spazi intermedi, credo. Quando l'uccellino ha le ali chiuse è tutto ben saldato dietro, credo. Il problema è che mo se tiro il Dynamesh mi si unisce tutto. Insomma. Va bene così per ora. Ok. Queste un filino più lunghe. E queste mettiamo qua, che sono le altre. Ok, tutto ciò, Matt è morto. Non lo sento più. Sì, scoppiato. Vedo che è qui con noi in live, ma non lo sento. Probabilmente abbiamo problemi tecnici, ragazzi. Thank you, Pedro. Really appreciated. Thanks, Pedro. And don't forget to check my latest YouTube video, Pedro. Questo okay. Thanks, brother. Even if the last one it didn't do too well, but check it out this month. I got new stuff coming soon. Sempre sul pezzo, anche Fer. Thanks, man. Hope to see you soon, hopefully. Ok, ok, ok. Qua curva un po' più così. E qua va giù. Queste credo poi siano unite, nel senso che se riesco a unire questa parte qua al collo poi ha più senso, quindi questo lo facciamo separato. Come se fossero due mesh, come se fossero, sono due mesh divise. Super nice, molto molto bello quando lo guardi tutto insieme adesso. Matt, sei tornato? No. Ho sentito un naso selvaggio. Pure io pensavo era lui, infatti. Sì, dovrebbe essere lui. Penso che c'è, ma si è sconnesso e adesso proverà a tornare. O forse se n'è andato per sempre.
Possibile. Ciao Matt. Ok, vediamo se riusciamo a separare queste due. Sì, ce la facciamo. Questo via, da Liden, Dynamesh, Tonks, opla. Bene. Là là, eccolo il Mant. E oppela là. Pensi, Matt? E oppela là. Beh, il petto di pollo mi è sempre piaciuto. Non è vero, sei un bugiardo, non te lo mangi mai. No, no, mi piace molto. Solo perché siamo in live, lo sai. Esatto. Ok, questa parte qua comunque deve avere un po' di spessore perché sennò si va a fondere. Io però sono anche un po' curioso, in realtà, di vedere cosa stanno facendo gli altri. Schifo, quindi va tranquillo. Non ti preoccupare, tu spingi sulla tua pegna e fa finta gli altri stanno facendo tutti la scultura della vita e tu devi far meglio. Che è quello che sta succedendo, molto probabilmente. No, calcolando... vabbè, ci sono due o tre elementi che, da quello che ho visto guardando un po' i canali loro... Dimmi nomi, fanno... dimmi nomi, dimmi nomi. Chi è arrivato? Radkill, thanks allora, for the follow, man. Questa ragazza che si chiama A-Cubed. Vabbè, Ashley. Okay, esatto. Quindi vedi che... Poi quello che ti dicevo prima, che sembra molto old school, si chiama Mike My Art. Non lo conosco. Qual è quell'aspetto? Te l'ho visto pure io. Eccolo qua, sì. È super strana la scultura. Sì, sì. Quella di Ashley? No, questa di questo Mike My Art. Ah, ok. Anche Ashley fa delle cose super, super complesse. Stanno adesso su Pixelogic. Però non dicono... Io perché ho entrambe aperte, però non dicono chi è. Quindi non riesco a trovarlo tra i vari stream. Calcola che magari è anche su stream su YouTube oppure su Facebook, quindi... Ah, ok. Ce n'è una che se vai sul canale Pixelogic, Matte, quella è un sacco figa. Ok, ora sembra sbilanciato qui perché gli manca un pezzettino. Che andiamo... ad aggiungere a breve. Comunque io ogni tipo 20 minuti spammo il tuo canale su quello Pixelogic, una certa mi bannerà. No, dai, poi che c'è... Poi c'è Shane. Shane Olson? Mm-hmm. Vabbè. Qual è Shane? Veramente non lo trovo. Stiamo parlando comunque top tier. Plat tier. Ma infatti per quello che dicevo, cioè... A parte questi 4-5 elementi, mm-hmm, vedo tutta gente nella media, insomma. Ah, eccolo Shane. Lui cosa starà facendo? Starà facendo robe super stilizzate? Sì, bravo. Perché c'è una sorta di coniglio. Sì, lui è molto cartoon. Sì. Infatti, molto cartoon. È super stilizzato. Tra l'altro vedi subito lì, diciamo, top tier come dici tu, perché vedi che sono gli unici con 40-50 follower. Ah beh, sì, poi dalla cala diretto a 10-12 e poi tutta la marea di 1-2. È un classico, un classico. Ah sì, vabbè, è normale, però vedo pure io che non ho mai sentito sti nomi. Forse l'unico che Matt non ha citato, no, che era Cube, la ragazza che hai detto all'inizio. Sì. Ah ok, Ashley. Non ho sentito il nome. Pure lei fa delle robe super, super complesse, un sacco strane, però è bravissima. Non ho ancora visto in realtà, perché si è fissata sulle mani, quindi non riesco a capire che... È vero. No, ma vedrai che starà facendo qualche roba di super strana. Poi c'è questo Nova, che è quello che sta... Nova Villain, che è quello che stava facendo il balenottero. Ah, no, non mi piaceva così tanto, però. Ma tra l'altro sono anche indeciso se farci retopology oppure no su questa roba, perché
Comunque, tanto ci painterò sopra con il polypaint. Insomma, non è che sia così fondamentale, però a livello di pulizia sicuramente mi aiuta lo Z-Remesh, però è una roba che vediamo poi. Prima ora passata, ragazzi. Prima ora passata. Siamo a 1 ora e 30 secondi. Minchia, ma è pochissimo. Un terzo della Scout of 2020. È pochissimo, raga. Mi devo davvero dare una mossa. Allora, cominciamo a finire il corpo. Questo, parte dietro, ali, coda, manca il body principale. Body principale, qua sotto, glielo andiamo a mettere così. Dynamesh 8. Move. Parlavo con Matt prima e diceva che parteciperà anche lui all'edizione 2021 dello Sì. Sculpt Off. Sì. Io sono un suo grande fan, sono sempre stato. Credo nel suo potenziale sullo stylized, ma lui. Ma lui no. Ma lui no, ma lui non ci crede, ma lui non ci crede. E quindi niente, quindi. Scusate se intanto sto cenando, Ah, beh, quindi fai tranquilli. mi muto randomicamente. Nick, abbiamo un commento da Zimaxin che dice che il tuo setup è bellissimo. Lui arriva da Instagram. Streami Ok. spesso. Vorrei vedere di più del tuo lavoro. I'm planning to start streaming, but at the moment I don't know how and when I will stream. But yeah, keep an eye. And probably I will start streaming in the next month. So yeah, thank you. Thank you a lot. Thanks. Il corpo lo lascerai così, super semplice. Qua gli mettiamo l'incavo per il collo. Ta-ta-ta. Perché c'ho il plane attivo? Questo così, qua c'è l'incavo per il collo e poi ci sono tutte le forme di questo genere. Mi fa uno spammettino, va. Ok. Thanks, Zimax. Thanks a lot. Yeah, we can speak Italian if you want. We can talk in Italian. Ed è la cosa in realtà che mi piacerebbe fare. Cioè Un avere. sacco di soldi, No. poco effort. Avere diciamo, la maggior parte del pubblico italiano. Italiano perché sì, perché in Italia pochi streamano. Pochi streamano ZBrush. A parte i master. Che in realtà forse non c'è nemmeno non ha nemmeno Twitch, Danko o gente simile. Però vabbè, loro sono i top in Italia, quindi avranno anche, diciamo, ben altro da fare con lavori, eccetera. Però sì, mi piacerebbe streamare in italiano e avere la community italiana su Twitch. Potrebbe fare il suo. Perché no? No? Che dicono quelli di ZBrush? Lui Sì. fa spaccare, eh? Paul.
Ah no, li sento senza volume. Ah ok, li fa davvero spaccare. Stavo a vedere che stanno messa fissi su quello scalp lì, quindi non so se è uno di loro o no, vabbè. Però intanto io stavo facendo un po' di promotion su Reddit di questo. In realtà qua sotto ci va la parte sotto della bocca, che quindi è un altro becco piccolino, che non penso che abbia solo una parte superiore. Sì, infatti questo qua va incassato. L'ho reso così. Ok. Ok, 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 manca il corpo, dove è finito? Eccolo qui. C'è da aumentare un po' la risoluzione di questo. Matt, aggiornaci su quello che stai mangiando. Non posso, il mio nutrizionista mi sta guardando la live. Minchia, ti viene a prendere a casa subito. Il problema è che già sa il mio indirizzo. Non deve neanche cercarlo. Ma arriva un commento da l'account chiamato Nutrizionista. La topologia è perfetta. Mant, ho detto no carboidrati la sera. Nick, altro commento da Zimaxin. Che dice? Credo che sia un ottimo approccio. Ci stanno altri artisti italiani che raccomandi. Scusa se parlo solo inglese, posso capire un po' di italiano, ma meglio di come lo scrivo o lo parlo. Allora, Danko, for sure. Daniele Danko Angelozzi, who is, I mean, I think it's he's the best Italian sculptor. He is also a ZBrush ambassador, and yeah, it's pretty. I got the link of Danko in the chat. Mi sa che sono bloccati. Scrivi il nome. Sono bloccati i link. Altri artisti che fanno sculpting? Sì, Mant. Parlava Mant. Mant is like the best artist of Terni. Che comunque, e potrebbe anche essere vero comunque, che comunque al suo peso. Pedro dice Marco Capellazzi. Marco Capellazzi? Non lo conosco. Wow. Magari conosco il suo nome, ma o i suoi lavori, ma non il nome, quindi. Si batterà a vedere dopo. The Lion King. Oh, okay. And he is a character artist or creature artist. Magari lo conosco e adesso faccio la figura di me. È inglese, cioè italiano, ma è based in Brighton, lavora qua a Londra. Sì, sì, ma magari appunto lo conosco e sto facendo una figura di merda clamorosa. Questa è Moga Wine. Lo so. No, sulla Live Pixelogic vedo un altro uccellino. Lo so, audio doppio fra, perché c'ho le cuffiettine piccole attaccate e mi entra l'audio dal desktop. Solo che non ho sbatti di stare con le cuffie 3 ore. E quindi per ora va bene così.
Ok, cominciamo a separare pure questi. Ah, Pedro ti ha detto che fa un po' di tutto, ma ha fatto una presentazione per Pixologic. Ok, dopo me lo recupero. Bella. Ciao. Qua siamo in live internazionale, per favore, quindi mi raccomando. No jokes. Frolla, quindi. No, Valerio, Nick sta praticamente facendo una live di una challenge che si chiama Skolt Off ZBrush 2020 e noi stiamo commentando. E praticamente è una challenge in 3 ore, deve creare un modello stile steampunk. La ZBrush Cup? Praticamente. Ma non è online, man. Qua la vedo dura a fare tutta la topology per sta roba. Mamma mia, se la vedo dura. No, ma io li tengo. Sì, le giro lì. Li tengo il Dynamesh su sta roba e non posso farcela fare il Zirimesh su tutto. Comunque siamo 1:11, sì. Un'ora e il tempo come funziona in base alla tua live? Sì, sì, c'ha il timer sullo sfondo, il tipo, della ZBrush. Ah, fammi vedere. C'è proprio il bannerone con il timer. Sì, sì, 1:55, quindi... Sì, sì, beh, ma siamo settati tutti. Tu in realtà stai 5 minuti, ok. Mamma mia, sto sudando un botto. Sto davvero sudando un botto. Cos'è che manca? Cominciare a fare un po' di dettaglini qua. Questo in un'ora? 3 ore. No, cioè, sì, questo l'ha fatto in un'ora. Sembra ottimo. Beh, insomma, grazie. Cazzo è successo qua? Carino. Motivo? Brutta questa cosa. Non fa scherzi. Non fa scherzi. Vediamo se riesco a separarlo. Cazzo, ho lasciato fuori. Ok. Ma perché? Sono due polygroup diversi, no? Cool. Ok. La Liden. Perfetto. Mamma mia. Le piume, che non saranno piume, però avranno il design così. Qua sarà. Hanno indirettamente citato anche il tuo lavoro, perché parlavano di quali animali sono presenti nella challenge. Quindi hanno detto, ci sono un paio di uccelli. Quindi te stai seguendo l'host principale? Praticamente io so, se vedete la mia storia Instagram, ricordiamoci ragazzi, il mio Instagram è Ferdinando _ spagnolo. Sto guardando al centro Nick, sulla destra ho il canale ufficiale Pixologic, sulla sinistra ho i vari contendenti, faccio un po' di scouting e vedo, analizzo cosa stanno facendo, e sul top ho Discord. La storiella.
riuscire a farli arrivare a punta sti cosi, che non è un'impresa semplice. Nice. Che non è un'impresa semplice, perché questa roba qui si rompe come se non ci fosse domani. Il brutto è che più sale di risoluzione, più puoi aggiungere dettagli, ma ti fotti se poi ci devi fixare le proporzioni. Oh, Pedro chiedeva, when you use the delete hidden, does ZBrush automatically fill the gap in the geo? No, you need to use Dynamesh. When you use Dynamesh, the holes will be closed automatically. Dynamesh is life. Dynamesh is love. Dynamesh is mant. Prego, Pedro. Obrigado. Ciao. No, Pedro è spagnolo. Oh, ciao. Neanche, però ok. Hola. Don't mind my friend Pedro. Hola. Quello mi piace. Obri ciao comunque deve essere il nome del canale, eh. È diventato ufficialmente. Mamma mia, ragazzi. Actually, Pedro, if you want to complain to this funny friend, not the one scalping, he did some of the render for Swatch, so you can just like tell him whatever you want. Ah, okay. Pedro had to fix your render. No, it's Pedro. Gracias, Pedro, por mi vida loca. And for my renderer for Swatch, but we have to be honest here, Ferdi, because I did everything under your art direction. So if something is wrong, it's your fault, not mine. Ha trollato pure in chat. Sì, è un mio collega, Valerio. Hai Pedro. Pedro, guys, is an amazing designer that works at Territory Studio. Great, lovely stuff. Go check him out. Yeah, well, yeah. Brutto questo. Trovato un Pedro Garamma. No, il suo Instagram è su Starship Alchemy su una UI. Attenzione, qua c'è una dichiarazione, eh? Live. Oh, thank you, Maxine. So, I'm Ferdinando and the other guy is Mant. Hi Maxine. I live in London and I used to work with Pedro. And Mant is now in Italy. And Valerio is laughing at me. I don't know why, but he's so laughing. No, territory. Actually, Pedro, the Italian team used to call it Territorio. You don't know about it. Because the Italian team is a secret organization. Oh, eccola lì. Ciao Chiara. It's because like I cannot post any link because like Nicolò didn't give me access, otherwise I would post the link of all the people involved into this. Chiara, devi esserci pure tu stasera. O ci sei? Se ci sei mi sto perdendo la live, impazzisco. Nick, mi chiedono il link, vogliono vedere, però io non posso, come posso fare?
Non lo so se posso cambiare le impostazioni adesso. Forse vuoi fare moderatore uno di noi e ci possiamo pensare noi. Ma gli fai perdere tempo. No, infatti, infatti. Scrivigli. I can post Instagram like just. Ma se gli scrivi il link senza mettergli di tipo l'HTTPS o con della roba in mezzo funziona. Let me check the others. Maxime, you're gonna have to paste them in on Instagram. Matte, cosa vuoi tu? Il tuo sito? Sì. Actually, let me write my website as well. It's better. Can I delete? No. Nelle info ci sono i link diretti social. Ah, quelli di Nicolossi. Ah, sì, sono io. Voleva vedere anche Diego, lui voleva vedere anche gli altri. Diego, Beggio. Oh, scusa, Beggio. È diventato mio fratello. Così lo vedete? No, è censurato. Così? Ferdinando Meschini. Ok, così si vede. Non riesco a dirlo questo nome, mi dispiace. Grazie per il follow. Thanks for the follow, man. Your English. Hai trovato pane per i tuoi denti. Best Twitch nickname ever. Love that, man. Really love. Magari italiano. Bella zio, bro. Eccolo, bro. Oh, già messo l'immagine del gatto. È già admin. È già admin. Già vince tutto. Pedro Ramos, questo è Instagram, Fert? Sì, Pedro, non c'ho il sito, Pedro. Perdonami, Pedro, perché non mi guardo il tuo sito web. No. Ma io Pedro lo conosco in realtà. Sì, in realtà sì, non penso che vi siete parlati molto. Sì, una volta penso, siamo incrociati, però sì, ho capito chi è. I don't know if you remember Matteo, Pedro, but I think you spoke once. Dico soltanto che sul canale ufficiale di Pixologic stanno trasmettendo una live di un altro e questo altro sta facendole una sezione di... Non dire che animale, indovinate l'animale e vincete una 3080. Lo indovino io. Non vale andare a vedere sul canale ufficiale, comunque sta facendo una sezione viva di un... di un toro, di una vacca, di una mucca, una sezione? Sta facendo una sezione da laterale, eh? Quindi che vedi sia partendo dalla coda fino alla testa, non so come si dice, longitudinale. No, cioè, presente quando c'è quei disegni che fanno vedere quali sono le parti della mucca, bravo, che ti mangi, filetto, esatto, vitello, pezzo, coscio, quello però in steampunk. Esatto. Merda. Ma com'è? Oh, yeah, no, Pedro. Like, I haven't seen people in a long time. Com'è? Ma per ora è molto basic, ha fatto solamente tutto il profilo e l'ha estruso. E poi sta mettendo roba dentro, però è molto basic al momento. Oh, guarda, Nick, solo un paio mi hanno veramente impressionato del livello di complessità fino ad... Ovviamente poi magari alla fine esplodono in 20, però... Sì, beh, che poi adesso... immagino siano i soliti che abbiamo detto prima. Esattamente, sì. Poi è difficile anche perché loro stanno girando veramente velocemente su alcuni di questi, sul canale Pixologic, e non vedo i nomi, quindi sì, penso alcuni di sì, però non l'ho visti tutti. Ma sì, sciala. Questo Morgan Design che è ora sul canale Pixologic assomiglia un po' a un Max Pezzali degli anni 90. Ma più che altro, la mia domanda, Matt, per esempio, questo lui ha fatto tutto lui? No, penso che sia concesso utilizzare Base Mesh, no? Solo roba che c'è dentro al programma preinstallato. Quindi la faccia la partita da... Ah, sì. Ok. Ero curioso di quali erano le effettive regole. Beh, sì, che poi ha senso, perché
in queste cose o comunque nelle competizioni, partire da zero devi essere davvero matto. Per il volto, dico. Tempo di separare pure questi. Io intanto controllo Reddit se abbiamo avuto qualche risposta anche da lì. Occhio qui. Dal Hidden Dynamesh. Nick Predo chiede: quale diresti è la cosa più di valore che hai imparato in ZBrush? That took your game, che ha spinto il tuo livello al next level. Che senso? Any cool tip and tricks? Cioè, Tip and qual è tricks? stata la cosa che ti ha svoltato la vita nel momento in cui l'hai imparata? Cioè, qual è stato il trick che veramente hai detto, cazzo, questo mi apre molte altre strade, questo mi fa capire questo, questo e quest'altro? Ce ne sono tanti, direi, penso. Ma sì, più che altro non. Cioè, così non saprei dirti un trick in particolare. No, forse infatti direi più il metodo che un trick, nel senso comunque passare da uno sketch molto abbozzato, approssimativo, cercando di ottenere le giuste proporzioni. E poi, vabbè, adesso qua parliamo di ZBrush soltanto, però insomma il tuo workflow comprende anche Maya, comprende anche altri software. Quindi probabilmente il vero step principale che ti ha fatto, insomma, fare un upgrade ai tuoi lavori è stato proprio questo, no? Capire che c'era prima uno sketch Sì, in ZBrush, poi partire molto, una molto base. retopology in Maya, poi tornare su ZBrush per migliorare questa base mesh che avevi creato, insomma, Sì, assolutamente, forse il processo in sé. anche perché ZBrush ti consente di avere delle forme che difficilmente riusciresti a fare in polygon Sì. modeling. Anche ad esempio questa qua, che può essere una banalità, però avere questa curva Sì. nel momento in cui poi tu la porti su Maya e ci fai retopology, hai già una forma molto complessa in proper topology perché è super semplice da sistemare. Vero. E quindi credo questo. Credo questo, non so se. To summarize this for international friend following Bravo, the Fer. live, Nick, to the Pedro question about what's your best, most valuable thing you've learned in ZBrush, we summarize it with a long discussion about tools and approach, but mostly we ended up saying the fact that it's like you have a base sculpt in ZBrush, export it back into Maya, do a nice retopology, and import it back to ZBrush to do all the proper finishing touches, and that really makes the mesh shine and have all the best things. Yeah, I know, Pedro, but I think there are a Sì. couple of people following from different countries, so we're trying to Ma do our best to be professional here. mi ricordo comunque di Pedro che mi ha sorpreso che è vero che capiva l'italiano, non ricordo proprio dal vivo, che mi aveva detto: guarda, io non parlo italiano ma lo capisco. Questo non lo ricordo. Perché poi, insomma, col mio bellissimo inglese sicuro l'avevo messo più in difficoltà probabilmente. Cioè, era molto più facile parlargli italiano che inglese. Questo mi sa che sale, perché questa roba qui è la parte della coda, ma sale nel dietro. Dici Non questa so. punta finale No, qua. non so se unire questa parte, perché comunque questo fa parte del corpo e della schiena. E questa coda, cioè questo deve essere unito e deve scendere così, perché questa arriva dalla. Sì, credo che farò così. Allora, adesso succede come l'altra sera, vuoi vedere? Comunque, No, Matte, salva. Matte, vedendo questa live, è veramente divertente. Dobbiamo rifarla per la nostra game jam settimana prossima. Vorrebbe essere interessante, effettivamente. Pedro, we're gonna do a game jam next week.
and so we're gonna have 48 hours to create a game, and we might do this like live stream again. Pure dirti da Twitch. Ah, vabbè, per streamare queste cose è simpatico. No, però non so, io posso fare su YouTube live. Boh, secondo me non ha senso. Cioè, magari ti fai questa cosa su Twitch e poi ti scarichi il VOD, te lo monti e ci fai un video gratis. No, ma il video ce lo faccio. I'm very beginner with ZBrush, but I learned most basic thing is avoid adding the finer details too quick. Yeah. Pedro dice che la cosa migliore è non aggiungere dettagli subito. No. Sì. Quella è davvero la cosa peggiore che uno può fare. Che non aggiungere dettagli subito, sì sì. Sì. Partire molto 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 bassi di risoluzione e salire piano piano è la chiave. I think it's also like you can see here Pedro, because like he knows what he does, but he's still like almost 1.5 hours in, but he's still not going for the super fine detail, right? Esatto. Brutto qua. Spicer McLeroy o Leroy, non so se lo conosci. Già sentito. Sta facendo un mezzo busto di uno molto incazzato. Sì, bello. Sembra quello di Spider-Man, molto. C'ha un po' di vibes di Spider-Man, un po' di vibes di... porca, non mi viene il nome. Nick, quali sono i premi che abbiamo perso, perlomeno io e i nostri spettatori? Pure io in realtà li ho mezzi sentiti perché stavo settando la live. C'è un modo perché posso andare a rivederli o no? Non lo so, onestamente. Non so se sul thread ufficiale di ZBrush hanno messo i premi. Comunque sono le classiche Wacom, Cintiq, roba gigante che costa una marea di soldi. Probabilmente qualche come si dice, qualche componente hardware 3080 Ti. Sì. Questa parte comunque non verrà vista, quindi insomma la possiamo tralasciare un pochino, perché fare un design lì dentro mi perdo per sempre. Facciamo un po' di dettagli su questo. Che poi qua fondamentalmente è Trim Dynamic e Pinch. Soprattutto per le robe hard surface. Sì. Questo una lo so anche che... io grazie all'unica lezione di ZBrush che ho visto a Think Tank. Quella sulle rocce. E esattamente il Trim Dynamic. Trim Dynamic. Fai bello sharp. E poi nel caso ci va aggiungere un pinch per far uscire i dettagli. Questo lo facciamo uscire così. E questo lo incastriamo sotto. Non vorrei dire che mi sto pisciando addosso, però mi sto pisciando addosso. Matt, questo è per te. Cosa? Cosa? La domanda. Ah. Yeah, man, but my English is very bad, so I try to be more clear as possible. So, Think Tank, we did Think Tank, but we did it online, and yeah. It was, quanti mesi? 12. No, 16. Yeah. 16 yeah. Months course. And you have 3 months, the first 3 months that is like
a general base course about CG. Yeah. So you have base modeling, base texturing, and what else? The fundamentals shape. Of yeah, the fundamentals of the CG. Yeah, yeah. And you have a final project for 1 month, and then you can choose between two main paths. The first one is game dev, and the other one is film, so the pure VFX. Yeah. And I can't talk about the game dev path because we did the film path. Nicolò did the modeling path because you have inside of each path you have other path that you can follow. In the film path, then there was the modeling path and the texturing path. That's all, I think. Yeah. Yeah. Okay. I choose character because now is there are two options. Which are character and vehicle or hard surface. Ah, okay. So that's different from last year. Yeah. Okay. And yeah, so Nicolò did this one, the character one, and I did texturing. And you have other 6-8 months where you have the intermediate level and the advanced level. So you have two other projects. You have any sort of help on choosing those paths? Yeah, on each step. So for step, I mean the fundamentals, the intermediate, the advanced. You have like a supervisor that you can talk to every week. You have a live session during the week. One night usually, and you can for sure you can text him, you can try to get help from him whenever you want. I mean, they are always available for helping you. Yeah. And when you finish your first term, that is the fundamental one, usually they ask you what you want. What you want to do, but for me it was really hard to choose between game dev and film because I love everything about texturing and shading. So for me, choose between like pure VFX or going like for something more not based, like Substance Designer and so on. It was really, really hard. But in the end, I decided for the VFX industry. Scusa, yeah, ma you have, yeah. Interrompo un secondo. Half time, guys. Half time. Siamo a metà della merda. Challenge. Merda. Yeah, it's a choice, but you can always go back because once you get, that's another reason why I choose the film part, because I thought that the film part was very, very more classical about the concept of the CG. So you have maybe a full more come si dice cosa, Matt? Una conoscenza più ampia, knowledge, knowledge, yeah, yeah, but higher, yeah, exactly. Oh yeah, Pedro, absolutely. When is Apple gonna hire us with like a 6-figure salary? I'm happy for it. I mean a lot of motion designer moved into Apple. I don't know if you've seen it, that they've been hiring like crazy and they do pay well. If you want to make good money, healthcare is the best, but it's not fun at all. Qua è successo. Okay. Io sono entrato in modalità
muto. Vabbè, ci sta. E secondo le mie tempistiche comunque non ci rientrerò nemmeno per sbaglio, perché mancano tutti i dettagli e mancano anche delle cose importanti, ma noi ce ne fottiamo e cercheremo di smuttare quello che abbiamo. Onesto. Sì, però mi sta davvero pisciando il tosse. Thanks to you, Maxine. Anyway, you can see the full course on thinktankonline.com, I think. Yeah. Let me check it for you. Please do not check. That's CA for maybe. Forse. And please do not check Mant website, otherwise you're gonna quit CG forever. Yeah, that's probably true. Lo raccomandare per qualcuno che inizia? Yeah, sure. Yeah, man, for sure. It's ttc.ca. They are Canadian. Crazy, super well made. Pedro chiede se abbiamo provato a scolpire in Blender. No, Pedro, no. I downloaded Blender. I installed Blender. I opened Blender. I closed Blender and I disinstalled, uninstalled Blender. That's my love story with Blender. Like Houdini with me. Oh, yeah, same of Houdini. Yeah. Same thing. Damn, Houdini. Like I have Blender because I have a friend that loves open source, and he came to my house and he stole it from me. And every time he's like, "Hey Ferdy, have you tried Blender?" I mean, I think that they have a really cool tool for some stuff. Yeah. But really good one for modeling. I am comfort zone with Maya and other stuff, so that's fine for me. I don't need now. Yeah, the problem is like, understand if it's a tool like Unreal, Houdini, because he actually does completely different stuff, right? Yeah, because like it's something you cannot do in Maya. Yeah, but like, same for me with Blender, even if I don't do Maya and I do cinema, I'm like, yeah, that thing took me like 25 minutes and I could have done that in like 1 minute and a half in cinema because I know the tool. So I know for some stuff it's cool, but like, it still doesn't appeal to me that much to be like, yeah, I'm gonna learn Blender for like 6 months. Oh, Pedro, I think, I'm not sure, but I think there is a free version of ZBrush. So check it out and start with ZBrush. I'm pretty sure it's called ZBrush Core Mini. Yeah, I think. Oh, I think. A ZBrush Mini, yeah. Yeah. And if you use the code MAC ZBrush, no, non dirte robe. Discount, no, non dirte robe. Remember, MAC non ZBrush dirte robe. Mi vengono a prendere, mi vengono. That's not true, by the way. But it's fine. Yeah. Comunque abbiamo un average di 10 spettatori, ragazzi, se lo facciamo un'altra settimana qua in un mese si fanno i soldi veri, eh. Comunque la battuta che va di più sulla chat ufficiale di Pixologic è Biden. Call E Group. Cos'è? Call E Group. Polygroup però col nome di Paul. LOL. Brutta vera. Cioè, scritto. Sì, questa medusa è veramente importante. Sì, questa chi è? Vediamo se riusciamo a spottare da qualche naming. Vedo niente. No. Guarda come gira tutto. Sì, perché ha fatto un pezzo e l'ha clonato. Figa.
Stai guardando anche sul canale ufficiale Pixelogic? Facendo zapping tra i due Twitch. It's just that using his personal project is hard to just find the experience. Quando l'anima. Pedro, come on. I'm getting hungry with you. Why are you still using Octane? Stop using Octane. I think that Octane is just love. Is when you see your 14 ex girlfriend. No, mi dissocio. No, that's not what I mean. Incoming, bad incoming. No, that's not what I mean. No. I don't say anything because I don't want to. Boh, è andato, abbiamo perso. No. I don't. But it's like feels, it's like vibes about when you were young. Like, now what I mean. This is getting worse. When you were young, no, with young. Okay, I stay quiet. I didn't mean to. Bellissimo. È già andato. That's why I don't like to talk in English because English is so bad that you see what happened now. And Matteo actually does have a younger girlfriend than him. Yeah, that's true, but it's just 4 years older than me. Sure. Thank you, Maxime. Okay, that's fine. Nick, I metti il suono delle sirene, per favore. Infatti lo stavo per dire. Meno. I'm sweating so much. Guys, if you come back next week, we're gonna have amazing graphics for every possible joke. From prison. From prison. ZBrush Live plus Comedy Club. quella è la svolta, eh. Quella è la svolta. I used to have sounds, Pedro, but like they don't work anymore. I need to set up again. It would have been perfect for tonight. I bet there is only ZBrush for Minion, please. Yeah, but we are artists, aren't we? So we can find a way to do everything from the prison as well. Secondo me comunque è meglio se la chiudiamo questa storia. Good that you switch on Ratchet, Pedro. Mi arriva uno strike. Much better. At least Octane used to crash like once every 3 hours to me, so that's why I don't like it anymore too much. Redshift is much more stable and production ready. Even though the friends of territory are a bit hungry when we use it, because they're like, we need to use Arnold. But it's alright. It kind of makes sense. Non mi piace questo ramoscello. Ah sì, in realtà è giusto, però. Deve avere la venatura che parte da qui, perché sennò non ha senso. Tipo così. Per ora lasciamolo lì. Tanto è giusto per... No. Giusto per concept. Spammettino qui là. Yeah, I don't know, Pedro. It's like, really depends of the... of the project and what your producer says. I had some projects where like you had to use Arno. I don't know if stuff is changing slowly or it's just like people they got more licenses, but yeah, I had a couple of projects where like producers weren't too happy about using Redshift, but I think it's more relaxed now. What time? How much time left we got? 1 hour, 17 minutes, guys.
Mamma mia. Mamma mia. Non riesco nemmeno a consegnarlo. Se stanno facendo vedere è terribile. Sì, non è veramente una bella cosa. Però... Pocataldus. Non gli fare pubblicità su questi live stream. Ciccariello, dai, Ciccariello se lo merita, non spam. Cos'è? Grandmaster. Quando pensi iniziare a fare la fase di texturing? Texturing. Lì mi riandrai a occhio. No, il texturing è l'ultima cosa perché in realtà ci sarà ben poco da fare di texturing. Ok. Nel senso che sarà tutto polypaint, anche perché non possiamo texturizzare come la parola stessa vorrebbe. Sarà tutto polypaint e qualche matcap, ma non lo so, non ne ho idea. Non l'ho mai fatto, tra l'altro, quindi non so proprio che pesci prendere. Guys, please suggest us a tutorial for rendering in ZBrush because Nicolò doesn't know how to do it. Vai a vedere. Ma non posso. Cioè, non mi ricordo esattamente il nome. Io ancora sto aspettando il momento che ci passano live sul canale Pixologic. Esplodiamo tutti. Minchia che sofferenza. Ma sono troppe poche 3 ore. Ma poi mi sto perdendo. Qui ci sarà questa bellissima cosa che adesso andiamo a ridere per farla. L'ho vista fare prima questa a qualcuno, Sì? Mm-mm. Vabbè, un classicone. Anzi, no, sai cosa? In realtà potrei fare in modo più intelligente. Potrei fare una cosa del genere, tipo che... No. Mask pen. E faccio... Yeah, you can just... I mean, how can you sculpt without a tablet? Yeah, you need for sure. You need something with pressure. Sensitivity pressure. Yeah. Yeah. Infatti hanno fatta così prima, Nick. Ah sì. I use a mouse. Oh yeah. Oh man. No, Pedro. That's hardcore. Ban for Pedro from Italy. That's Zebra Skull Top 2021. Nicolò's gonna attempt doing Hollywood. And 2022 without a keyboard. Comunque hanno detto che tu devi consegnare entro l'ora di scadenza. Sì, sì, lo so. Sì, devi uploadare il render. No, do it too, Pedro. I don't like using the Wacom for standard cinema and After Effects. I don't know how people does it, but yeah, sculpting is a different thing. It does require you. Look at that, guys. 10 out of 10 skills. E dentro e fuori. Dentro, per forza. No. No, raga, è un casino.
Cominciamo a buttargli su dei colori, dai, per ide. Per ide. Allora, la parte della testa sarà quindi tipo mezza ocra, mezza gialla. In realtà potrei usare anche questo startup, che c'è un po' di... Startup. Così mi sto pisciando addosso. The most creative name for the bird is gonna get a one-to-one live lesson with Nico. Aubrey Bird. Aubrey Bird. Comunque Nick, una volta che hai finito questo primo passo di shading, credo che l'unica cosa che devi un po' finalizzare ancora meglio è questo coprispalla. Sì, e le zampe? Non l'ho viste, ma è la cosa che ho notato di più è stato appunto sto copri a spalla. Beh sì, perché sono belle in vista. Tieni in considerazione che poi comunque il PBR ci saranno l'ambient occlusion e le ombre che farà adesso. Ok. Quindi, boh, sì, ci sarà un po' di robe da... Pedro suggerisce Larry Bird. Larry Bird. penso che tu, Ferd, non so se hai capito la citazione. No. Ma Larry Bird è uno dei più grandi cestisti della storia dell'NBA. Ah, ok. È come se fossi, diciamo, un Maradona del calcio. L'Ashtorp. Per capirci in termini comuni a tutti noi. Esatto. Andiamo su questo adesso. Nick, dai, ci sei. Sì. Già hai un'ora, dai, ce la puoi fare. Abbiamo esattamente. No, non c'ho un'ora. Te lo dico io. Un'ora, no? Sì, ma devo submittarlo. Un'ora e 10 minuti. Un'ora e 9 minuti adesso, scusa. Appunto, in 9 minuti non ce la fai a fare una summit, dai. È una sfida. Hai fatto in 2 ore tutta sta roba, mo cazzo, in 9 minuti non ce la fai a mandarlo. Come on, guys, we need like to give Nicolò some motivation. He's losing his fire. Let's motivate him in the comment section. Comunque queste live molto... Come si chiamano i cosi americani? Tipo... Sì, tipo i... I talk show, no, non i talk show. Sì, è tipo talk show facciamo, sì. Oh, invece dell'ex talk facciamo il let's sculpt and talk. Una cosa... No, il nome dobbiamo trovarlo meglio, però capito? Ma quello che in realtà è quello che voglio fare. Perché solo scolpire è uno spazio. Sì, effettivamente se fai solo sculpi senza fa niente. Ma va, ti spari. Sì, più altro lo puoi vedere se proprio vuoi imparare il suo. Ma guarda, ti dico, io non lo guarderei. Cioè, sì, comunque... è veramente tosta che te lo guardi. No, ma va, è noiosissimo. Ma cioè, abbiamo dei bei commenti, Nick. Sono consapevole di questa cosa. Tutti dicono, lose your fire. E dai. E dai è un mio amico, uno dei miei amici stretti. Forse, no, voi non l'avete mai conosciuto. Il Pelvo, no. Il buon Pelvo. Tra l'altro lui fa musica, come si deve. Ah, lui allora la prossima challenge è la tua, Pelvo. 3 ore. 3 ore per fare un beat. Che cosa? Non lo so. Sì, fa beat. A sto punto lo tiriamo dentro per... La... per la settimana prossima per la jam. In pratica Pelvo è italiano, no? Giusto, amico costretto, quindi è italiano. Settimana prossima, ma avremo il piacere di conoscerti, Pelvo. Quindi settimana prossima sei assunto a titolo gratuito, teniamo a precisarlo,
per una game jam session. Sicuramente ci sarà. In cui in pratica tu dovrai semplicemente comporre la musica. Semplicemente. Semplicemente. Per un gioco, non ti spiego niente. La game jam, per chi non conoscesse, è creare un gioco in un determinato tempo, come qui appunto la challenge qua di Nicolò. Tra l'altro, facciamolo uno spammettino importante, che oggi esce una delle sue prime produzioni importanti, cose, cassette, roba figa. Quindi e beh, spamma, come lo trovo? Key Link, Pelvo, congrats. Sì, ma se è roba repettina come piace a te, io te lo dico subito che a me non piace. Guarda, noi ascoltiamo solo Despacito, Pelvo. Esatto. E Ciclone, ma Ciclone solamente perché c'è Elodie. Quindi va accompagnata solamente dal video di YouTube. Aspetta, è andato a disinstallare tutto, guarda, ha detto cancello tutte le cassette dopo questa cosa che mi hai detto, Matte. Pelvo, considera che il tuo amico non ha messo... Ah, mezzanotte esce il progetto, figo, eh bello. Sì, eh. Quindi sì. Praticamente finisce la Sculpt Off e parte un mega party con la musica del Pelvo, ragazzi. solo qualità. Queste le voglio fare arrivare però a punta, perché arrotondata non mi piace. Oh, siamo live su Pixology. Ragazzi. Nick, fai tutte facce. No, lo sto scherzando, mega live. We are live on the Pixology. Hi guys. E spero non vi si senta però. Se no ci bannano instant. Ditemi cosa dicono, quanto fa schifo il progetto. Dicono che ci sono dei canadesi. Gli è piaciuto, ha fatto nice. Che sta facendo il saluto, ragazzo sopra? The Drinking Bird lo chiamano. The Drinking Bird? Saluta le Nick. Hi guys. No, con la mano non ti sentono. No! Hanno tolto prima che è apparsa la tua mano, io te l'ho detto, salutali. Sei stato lento. Comunque facevano nice, hanno tipo spostato. Ah, ecco. Ah, l'hanno risalutato, Nick. Ottimo. Uno dei commenti dice: Bird popping out reminds me of Mortal Kombat head popping out in the game. Non so la ref, però... They call it drinking bird? I didn't do it. What's the drinking bird? Is it like a kind of bird? Hey, Jessica! Hi! Ah, oh, the drinking bird is the plastic thing that drinks. Oh, lol. Quello che fa indietro a pendola. Sì. Lol. Mamma mia. Questo intanto ha fatto Mattias Santonini, ha fatto un scimpanzé, un gorilla. Solamente la testa, però poi il corpo è molto abbozzato. Sono davvero curioso di vedere gli altri, ma... Shane ha veramente finito il suo. Ah, beh, Shane. A livello di modellazione, intendo. Perché... Lui tra l'altro lavora in Proper. Pelvo, devi cercare l'hashtag Live ZBrush Sculpt Off 2020 che Nicolò c'ha come nome. Se cerchi quello su Twitch, trovi tutti gli altri partecipanti. Cioè, in che senso lavora tutto in Proper? Lui praticamente. No, lui praticamente inizia in Dyna, mm-hmm. E poi va subito con lo Z-Remesher,
a farsi tutti i pezzettini in proper topology fatti bene. Cioè, il proper topology ovviamente è retopologizzati con lo Z-Remesh, però ha la topologia super pulita. Ed è figo perché riesce a Come mai fare. sta cosa? Perché lui lavora così. Non saprei dirti altrimenti. Anche perché lui fa cose stilizzate. E le cose stilizzate, comunque, devi avere le forme super lisce, belle pulite, presente, no? Tipo i volti dei character. Quindi sicuramente lo aiuta un sacco questa roba. Like my feet. Guarda un po' questo matto del No! canale. Robocop gladiatore. Ma che sei rotto? Sì, è l'expose, fa ti sposta tutti i subtool. Ha rotto tutto, ragazzi, Nicolò. C'ha il bottone che rompe i modelli. È vero. Devo spostarmi sulle zampe, assolutamente. Abbiamo un'ora e un minuto, Nick. Zampe, Eccola. qua piccolo trick, questo per davvero, Dynamesh con i gruppi attivi per non far fondere le cose, questo aiuta un sacco. Facciamo 78. Ah, eccolo lo sculpt intero di Anna. No, come si chiamava quella ragazza dicevano prima? Ash, mi sembra. Ash. Ashley. Adesso lo vedo. Ecco perché ha speso un sacco di tempo sulla mano, perché è metà. Metà sculpt. Metà sculpt la mano? Ok. Vabbè, ci sta. Qua gli aggiungiamo un po' di design. Design. Tanto Alexa parte, caso. Questo lo facciamo finire di qui, ma questo lo facciamo unire così. Sta così. Con un po' di pinch. Sono usciti un paio di scalp interessanti. Sì. Che soggetti? Beh, tendenzialmente character con tutte cose strane. Molto steampunk così. Sono troppo curioso di vedere gli altri cosa hanno fatto. Perché comunque poi, nel senso, vabbè, io adesso questo lo sto facendo sì per partecipare, perché comunque mi piaceva l'idea di questa cosa che hanno fatto, che rispetto tantissimo, dare la possibilità a tutti di farlo, perché comunque è un evento abbastanza importante per la gente che usa ZBrush. E la cosa bella è anche vedere poi tutte gli altri artisti, appunto, come diceva anche prima Matt, come lavorano e confrontarsi anche sulla velocità del fare i blockout e tutto il resto. E questo a me personalmente
aiuta tantissimo a migliorarmi. È come quando magari dico per imparare o per fare, come si dice, determinate cose, no? Magari non ci sono dei tutorial, però ci sono tantissimi speed sculpt, no? Io paradossalmente imparo più dagli speed sculpt che da un tutorial, perché vedo esattamente come una persona lavora quando magari non è concentrata a spiegartelo, no? E lavori molto più con la mentalità più libera. No, ma ci sta, anche perché Aria ad un certo livello, che comunque ci prendi abbastanza, non che sei super beginner, impari molto più appunto da il lavoro effettivo di un altro che invece il classico tutorial, che tendenzialmente un tutorial è fatto per gli allo beginner slash intermedio. Sì. Dopodiché sono veramente pochi tutorial avanzati, e diventa in qualsiasi settore, tra l'altro, diventa più appunto un capì le tecniche dell'altro, come quell'altro lavora e come tu le puoi implementare nel tuo workflow. Sì, il tutorial in cui, ehi, premi group, premi solo, premi dynamesh, esatto. Ovviamente è utile all'inizio quando non sai che cos'è un dynamesh, però dopo perde il suo valore. Sì. Pelvo dice che, sto guardando uno che ha fatto un mostro stranissimo, la tipa è Ashley? No, penso, no, chi penso è? Che guardava il canale Pixologic. È quello che stanno facendo vedere adesso con lo scheletro, mi sa, questo qua, sì. C'ha gli occhiali gialli, vero Pelvo? Io sono super fanboy di Ashley. Perché lei è una molto artistica. E c'ha tutta sta visione sua di mostri, cose, fa un sacco di cose fighe. Da zero. Mike My Art. No, non so, aspetta, ho capito chi è. No, quello non che ti visto... dicevo che sembra molto old school, il balenotto disegnatore. Sì, lei secondo me è molto molto forte, perché appunto non sta tanto a, se tu guardi le sue, i suoi speed sculpt o comunque anche i suoi lavori che fa in stream, è una che esplora tantissimo, cioè butta letteralmente le forme e segue un po' il flow artistico che poi arriva da solo, e quindi se ne esce con delle forme allucinanti, dei mostri stranissimi. Comunque ragazzi, 55 minuti, siamo all'ultimo terzo della challenge, ricordiamo Nicolò ha altri 55 minuti per consegnare il render finito, texturizzato, da ZBrush, può usare solamente ZBrush. Ripperoni, eh. Ripperoni, perché adesso queste vanno. Queste vanno spinte un botto adesso. Vedo che un sacco di gente ha fatto un sacco di roba con ingranaggi, cose, era tanti piccoli proprio oggetti. La cosa che volevo evitare di fare, però non so se questo sarà un pro o un contro. Dipende, penso che dipenda molto anche da come la interpretano. Di certo dà subito un vibe steampunk, però certo. Appunto pure come dici tu è molto, cioè se adesso li guardo tutti insieme, metà di tutte queste cose c'hanno ingranaggi e cose varie, quindi esatto. Da una parte sì, da una parte no. Adesso pulisco queste forme e ci andiamo di polypaint, perché tanto comunque più di così. Io personalmente... 50 minuti però buoni. Lo so, ma calcola che comunque il polypaint piglia il suo tempo. Ma posso essere onesto? Cioè sono parecchio soddisfatto comunque. È un bel blockout. È un bel blockout che... No, non pensavo di riuscire a fare, te lo dico proprio onestamente. Ovviamente è stata la motivazione dei nostri follower, grazie ragazzi. Thank you very much everyone for following us during this like ZBrush 2020. Quanto siamo? Quanti, di più? Quanti stiamo? Sì. 11, penso che una certa non abbiamo mai sceso i 10. Buono. Quanti mila euro abbiamo fatto con questo stream? Un bot, talmente tanti che non abbiamo neanche uno.
È presente quando diventi talmente tanto ricco che non ti serve più sapere quanti soldi hai? Sì, è tipo, vabbè, ma compra. Esatto, noi. Ma è così con le carte Pokémon. Oh no, è entrato adesso un'asta. No, aspetta. Questo è lui, ma sto giro non ci servi, gatto. Galil Bush è arrivato. Bella busa. E me ogni follower devi prendere il gatto e lanciarlo. Adesso sono sicuro che il gatto ritornerà. Farà danni su danni, tipo che schiaccia un pulsante e sparisce tutto. Uninstall ZBrush. Unlucky. Ah, Matt, guarda la il balenottero alla fine che ha fatto. Fighissimo. Che ha fatto? Oh, rendetemi partecipi. No, non gli ha fatto occhio, non gli ha fatto niente. No, sì, Poi ce n'era un altro di quello che aveva fatto tutto il muso in vetro, graffiato. Non l'ho visto. L'ho passato prima. Però il discorso là degli ingranaggi dipende pure da come approcci il tema. Sì, sì, infatti. Assolutamente. Questo è molto più, se sta facendo il lavoro, molto più organico da quel punto di vista, non, con degli elementi steampunk. Qual è il progetto in corso? Prendete Galil, se ti sei connesso adesso, Nicolò sta partecipando alla ZBrush Sculpt Off 2020, e tutto è basato su steampunk, e quindi sta creando questo uccellino steampunk, tipo mezzo di legno, molto cool, molto trendy. Il legno a una certa è saltato fuori random, mi piace questa cosa. E se vince ci regala tutti quanti una 3080 Ti. Sì. Dopo che me la sono tenuta per qualche anno. Tipo, questo stanno facendo vedere adesso sul canale Pixelogic, raga, non ho capito dov'è lo steampunk, forse me lo sono perso io. Un gnomo? Sì, ma che è? Sì, sembra tipo... Un gnomo punk, forse ho capito. Un gnomo punk? Ma non era punk, ah! Ti giuro, sì, non è steampunk. No. Ma perché? No, è proprio punk, sì, c'è una cresta. Ma poi sembra tipo punk nell'era romana, questa vestaglia qua, ma che c'ha? È mezzo goblin... Ma... Oh, non fate ZBrush, com'è che dice? ZBrush shaming. Invece del body shaming. ZBrush shaming. Questo è uno ZBrush washing ora. Spiega il termine, Valerio, per i nostri amici del pubblico. The washing is a word that you can put on everything to reimagine the world. Per favore, regia, si può combinare. Occhio che c'è gente che ci banna così a caso. Ma perché non mi va il Dynamesh? Cosa sto sbagliando? Era nascosto, ho sbagliato, ok. Prima c'era uno che stava facendo un lenzuolino, poi si è rivelato essere il bavaglio di un coniglio enorme. Sì? Sì, è Shane. Ah, ok. Le zampettine lasciamo stare. Facciamo finta che non ci sono. Comunque, quanto manca? Quanto manca? Te lo dico subito, mi pare 42 minuti. 48. 48 minuti e 0. Sì. Niente, devo volare in poly paint, assolutamente. Comunque devo dire che, a parte proprio i maestri, chiamiamoli, vedo qualche cosina che non mi piace qui e lì. Magari chi ha fatto benissimo una cosa, però sì, poi l'altra niente. Oppure chi ha fatto bene. Sì, non lo so. Però proprio questo mo che fa? Si trova veramente. Lo deve comunque, vale, considera
pittura tutto quanto, fai i materiali e renderizzarlo da ZBrush, non posso altre cose. Fuori di testa, fuori di testa. Ora il braccio e la mano sono ancora molto grezzi. Quindi un po' ovunque, a parte quelli veramente, veramente forti, vedo... un po' strano, non mi piace. Tra l'altro, raga, mi sto pisciando addosso. No, no, ti giuro, ma pesante, eh? Ma Nick, ma qua è come in guerra. Esatto, esatto. Lo sai, i cecchini sono addestrati a pisciarsi addosso più volte. È vero, è vero. Sì, che fai, arci? Pum! No, pausa, dai, devo pisciare. E comunque bella per ZBrush che organizza queste cose. Sì, sì, la voglio. Io sono davvero, davvero contento che abbiano fatto questa cosa. Perché sì. Quando faremo, Matt, la C4D off? Quando sarò off, in modo che io non possa farla. Io sono il reietto della CG. Io posso fare solamente il giullare in tutto ciò. Uccello super cuirazzato, dicono. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Guardalo. È arrivato il god. È arrivato il boss finale. Dejo, dammi un parere. Dammi un parere tecnico su quello che stai vedendo. Devo rifinire un po' questo qui. Ricordiamoci di attivare qualche bot per la chat, così facciamo gli spammettini. Sì, va bene. Che bot sarà? Quello che non ha messo un banner col tuo canale YouTube. No, ogni 20 minuti ho fatto tipo, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a YouTube di Ferdi. Prossima settimana faremo una live su una game jam. Nella quale ha invitato Pelvo. Diego di giorno, scusa Diego, se andavo a sbaglio dice tanta roba al mio canale. Grazie. La sto rushando pesantemente, vediamo che cazzo esce. È una lotta contro il tempo, fare ste robe in 3 ore è il male di vivere. Considera che il progetto che ho fatto per Halloween, che chiamarlo progetto è fin troppo, ci ho messo 3 ore solo per fare il corpo. E qua sto facendo tutto così, di volata. Per voi, ti cerca di perculare un pochino. Lo risponde Nicolò, soffre e basta per voi. No, ma... qua andiamo di pinch e lo lasciamo così, perché tanto qua si smutta da solo. Andiamo a cannone. Andiamo a cannone. Ok. Qua in mezzo gli diamo un bello smooth. Peccato per questa parte qui che potevo fare leggermente meglio stando un po' più basso all'inizio e facendola un po' più round. Un po' più precisina. Però sti cazzi, dai. Adesso sistemo qualche proporzione. Sistemo qualche proporzione. Un sacco, Nick, dai, su. Ma io spero piaccia. Poi io sono contento, ma ti ripeto, io sono contento anche solo di essere arrivato a sto punto. Ma c'è lo steampunk, vedo qua. Molto più meccanico del tuo, diciamo. Sì, decisamente, però molto bello.
Molto bello, sì. Cioè, oddio, no, è vero, adesso guardandolo meglio, bello, però... Gli shading, spero che li cambi, cioè non i colori proprio. Non penso, sì. No, ma guarda che lì è davvero il passaggio dove distruggi tutto, perché... peccato, dall'altro, è veramente un peccato. Infatti, ti ripeto, io non so nemmeno che cazzo fare. Andiamo così, dai. C'è un clay, tanto il tuo mezzo ci sta. Mezzo final, allora, l'occhiettino. Vabbè, tanto poi facciamo un round di review a 10 minuti. Oh. L'occhiettino lo butto su di topologia. No, dove cazzo è finito l'altro? Molto bello, Nick, comunque, c'è un po' il cazzino durino. 1 e 2. Tac. Zack. Questi qua vanno in merge. Ok. Resolution a cannone. E qua li smottiamo. Adesso sti occhiettini li facciamo neri. Con un bel materiale Toy Plastic. Zack. MRGB. Fill Object. Ok. E torniamo sul setup. Così c'ho l'occhiettino nero. Salva Nico, dicono. Finché c'hai ragione pure tu, ma salvo. È bello, sì. Guarda, è bello quell'occhio. Qua ci ho buttato dentro un pochino di anatomia umana, anche se non dovevo, ma... Sti cazzi. Salviamo, dagli un save. Sculpt 2. Tra l'altro deve essere 1500 la risoluzione. Quanto manca? 26 minuti? Mezz'ora manca? No, di più. 40 minuti. Ma siete sicuri? Sì. Quando la live, guarda, riaggiorno. Riaggiorno. Riaggiorno per darti la sicurezza assoluta. 40 minuti 24 secondi. Allora ci siamo, dai, ci siamo. Ragazzi, Nicolo punta alla coppa. Magari, ma sai che emozione sarebbe. Non faccio ancora parte della Serie A, ma ci arriviamo. Tempo al tempo. Tempo al tempo. Ma veramente che sei fa una smuttata generale a tutti quegli edge e così non può... Sì, li sto facendo un po' più, diciamo, definiti, perché comunque poi nel render i poligoni si vedono, quindi cioè nel render, che poi non è un render come negli estivi. Tra l'altro il render è un PBR, quindi figurati, cioè letteralmente vuol dire render è un PBR? Letteralmente casta le ombre direttamente qua. Adesso glielo facciamo rotondo, qua sale. Zack. Qua pure. È un render solo o gli puoi mandare tipo due o tre render? No, uno solo. Uno still. Gli trovo pure una bella angolazione. Tra l'altro voglio posarlo. Lo immaginavo almeno le gambe. No, la testa in realtà. Vorrei fargli la testa. Vabbè, non gli pieghi le gambe attaccate al rametto? Ah, sì, quello sì. Che è, tra l'altro, difficilissimo. Il becco... Sì, dai, facciamoglielo bello sharp. Così. Questo qua, così. E qua gli diamo un po' di definizione. Beh, questo per me, Nick, dopo la fine di questa cosa, lo devi... Proper topology. Cristo. Dici? Beh, è venuto bello, cintore, poi penso che finisci tutto. Stendiamo un pochino qua. Ok, bam. Ed è cattivo. Non so come faccia a vedere davanti, però. In che senso? Ah, ma sì, beh, quello è... Ecco, qua tua, quello è proprio colpa. Quello è un classico. Allora, alzo un po' la risoluzione ancora qua, dai, che c'ho... Ma sei figo, sì. Meglio LA di sicuro.
Speak the truth. Grande, grande, Simo. Ma Dejo è il moderatore che spamma. Sì, esatto. Ho detto Dejo, noi siamo qua da 3 ore a chiacchierare e non ci ho fatto moderatori. Non posso, dopo vi faccio. Fine live e spammi. Oh, bella Simo. Qua dovevi esserci pure tu, eh. Qua dominavamo. Era team Italia. Questo non lo chiamo Def, eh. Se no va a finire come LA. Ma come ti vergogni? Pensa a me. Dammi un feedback. Dammi un feedback così, flash. Onesto però, eh. Queste qua gliele faccio con il trim dynamic, così esce bene lo spigolino. Trentasei minuti. Ok. Sì, dovrebbe, una roba del genere, tipo un passerottino. Adesso sto cercando di fare... How can you get more definition on those details? You need to crank up the Dynamesh, so you can add details. With trim, dynamic, and pinch? Yeah. Ok. Questo lasciamolo così, dai. Tanto non si vede. Madonna, raga, mi sto pisciando addosso. Ah! Doppia challenge per me. Doppia challenge, minchia sì. Bam, look at that, guys. No, gatto. E voglio dare un po' di dettaglio qua, però. No, Micio, no. Che gatto è saltato sul computer. Mi gusta mucho. Buono, sono contento. Adesso sto nel chilling. La tua benedizione. In dynamic facciamo un po' più hard qui. Zac. Cosa? What? Ok, andiamo. Allora. come i cecchini, come i tiratori scelti che diceva prima Ferd. Mi devo pisciare addosso. Io ho una visione di Nicolò completamente assurda, perché lo sento parlare prima e poi vedo lui che si muove lì. Sì. Io ormai penso di come Nicolò è una persona strana, che fa cose strane. Che è vero. Che è assolutamente vero. Questo ramoscello lo farò con la stessa velocità di... No. Si può dire. Dai, che li portiamo a casa. Mica, se la vinco è davvero la svolta, ti immagini, fra... Ci avviciniamo alla fine della challenge, vedo un po' di gente che si connette alla live, Nick. Voglio sapere come va a finire. Lo so. Carino questo dodo. Meccanizzato. Sì, ma veramente si vince cash?
Che senso? No, ci sono dei premi in palio. Ovviamente sono accessibili solo ai master pro veri e non ai pischelli come me. Però per ide. Sto ramoscello molto molto impazzito. Molto. Come? Veramente impazzito. Carino. Il solito discorso di prima, se valuteranno molto bene il fatto appunto di essere un classico steampunk, c'ha valore. Se lo valuteranno un po' visto e rivisto, però questo perde una qualità effettivamente. No, io fate di Cristo. C'è anche su Brennan particolare, come la critica dell'ode. Beh, quella sia, quella sia. Spam. Guarda la destra, guarda le piume, il collo, sto tutto. No, è di Cristo. Più che altro quello dell'ala. Allora, devo andare in T-pose. No, devo andare in T-pose e vediamo che cazzo succede. Adesso crasha tutto. Adesso crasha tutto, vuoi vedere? Allora, gli volevo fare la testa che mezza si gira. Il problema è che qui sono a una risoluzione altissima. E fare sta roba è praticamente impossibile. Ma ci proviamo. Più che altro si distruggerà praticamente tutto. Rotate. No, ok. GG, easy. Ah no, aspetta, gli occhi, zio ladro. Gli occhi perché non sono in maschera? Perché devo far così. Ok, quindi questo gli facciamo ruotare un po' la testolina, gliela mettiamo un po' più in basso. Così, giusto per dargli un senso di posa. Forse anche un po' di più, dai. Rotate. Guarda come si rompe. Guarda come è bello. Guarda come si rompe. Va bene, chi se ne frega, dai. Tutto questo va comunque ruotato. Voglio farlo così. 30 minuti, ragazzi. Ultima mezz'ora. Così ci siamo. E queste zampette gli faccio una roba proprio brutta, che gliele sposto. Qua mi serve il move topological, però. Brush move topological. Brush move topological, ok. Facciamo così, e questa la mettiamo una un po' più su. No, così dopo gli vado a ruotare le zampettine lì, le cose, e questa che lei è un po' più su, così, e gli andiamo a ruotare adesso le cose. Rotate qua con control. Va a fare sta roba. Mask lazzo. No. Oops. Rotate su questa parte qui. Il brutto di lavorare in Dynamesh in questi casi è che hai un sacco di poligoni e riesci a spostare davvero poche cose. Infatti per questo il metodo di lavoro di Shane Olson è molto più
diciamo, giusto. Perché riesci a fare tutte quelle cose che col Dynamesh non riesci a fare. Nope. Dove va? Grazie a te, c'è la musichetta di sottofondo, Nick. Lo sai che Sì, l'ho no. messa, ma mi sono assolutamente dimenticato di farla partire. No. Ci ho speso anche un botto di tempo. Ci ho speso anche un botto di tempo a cercare la playlist, eccetera, eccetera. Peccato. RIP. Fagli fare il dito medio. Elite Game Official. Manca davvero troppo poco. Abbiamo 26 minuti, Nick. Merda, come direbbe qualcuno. Sì. Guarda che brutto. Rotate. No. Ok. No. Ma che cazzo sta succedendo? Ok. Vorrei mettere così. Così ci potrebbe stare. Allora, mi serve però. Cazzo, la risoluzione era almeno 1500, dicevano. Quindi faccio larghezza 1500. Anzi, aspetta, prima salvo. Formato cinematico. No, volevo farlo in verticale. Sì, c'è stata in verticale. Quindi width 1500 e altezza di conseguenza? No. Resize? Sì. No, ho sbagliato. Width 1500, altezza 2005. Sides. Tra. Spaventato, Nick. 4. No, no raga, no raga. Cioè, Ho schiacciato il Decimation Master. quindi Zio cane, adesso mi sta facendo un processo sul ramoscello. Stacca, stacca. No, la pisciata vero, Nick? no, no, adesso lo devo annullare subito. 22 minuti. Stacca. Fai crescere tutto. Guarda, sto verniciato. Che verniciato? 1000 piedi con la faccia. Ah, quello. Boh, non lo so. Sì. Mi ricorda molto qualcosa. Un film o un videogioco, mi ricorda. Ah, lo sai che mi ricorda? No, a livello di qualità, ma non perché voglio dire che fa schifo, semplicemente per come questa faccia è incollata. The Rock sulla mummia. Mamma mia, che terrore. Minchia.
Minchia, cosa hai tirato fuori? Per come è appiccicata la faccia. Poi, vabbè, a parte a meno steampunk in generale non fa impazzire. Però è proprio per come la faccia è attaccata sul pezzo. Mi sa che pure erano su questa moda. Manca davvero troppo poco e io sono davvero troppo indietro. Guarda le dita, che brutto. Le dita lì, le zampettine. Noi siamo degli anni 80, c'è Galino, tranquillo. Dai, gli faccio l'ultimo. Con il mignolino. Sì. Sì. Faccio il mignolino e poi chi si è visto si è visto, andiamo. F4. Proviamo a fare qualche qualche render. Render F4. Adesso c'è da sperare in solo una cosa, solo una, che il T-pose mesh non crash, perché se crasha, io farei un save. No, ma non c'entra in nulla. Ah, ok. Perché adesso tutte le modifiche che ho fatto qua le deve lui prendere e portarmele sul modello di là, e lì sa solo Dio se funziona, e lo stiamo per scoprire. T-pose. Vai, zibrascino. Buono. Ma quanto mi piace sto uccellino. Così. Minchia, che brutto quel tronco. Che brutto quel tronco, raga. Fa niente. Andiamo di polypaint a manetta. Questo qua glielo facciamo più scuro. Abbassano un pochino, forse, no, almeno lo vedi nel tronco. Vabbè, no, è crashato, raga. Vabbè, però quanto è diverso. Diamo, se Dio me la manda buona, niente. Ah, vabbè. Recovered. Sì, vola, ragazzi. Shout out to ZBrush. Manca troppo poco, raga. 17 minuti.
17 minuti. Fa ridere il fatto che io non gli abbia nemmeno mai messo sotto una luce sto coso. Anche perché letteralmente... queste sono le luci alla fine della fiera. Che merda. Questi li facciamo più arancionati. Quanto manca? 16. Devo assolutamente tirare fuori sto uccellino da sto programma. Io fagli il becco un po' più arancione, ma non ho tempo. Ma che è sto vendere che sto a fare quello? Ma ha duro lo sfondo, no? Adesso c'è un background che può mettere. No, non c'è la possibilità di mettere background. Ah no? No, c'è un background tutto strano. Può mettere solo oh porca troia, colori solidi o gradient. C'aveva tipo una sorta di manoscritto, tra virgolette. Non può, come non può, non può. Ma non è meglio, Nick. Comunque anche questa edizione sta facendo adesso. Che cosa? Sfondo. Ma non possono. Possono. Non possono, c'è scritto nelle regole. Però posso. Stanno facendo. Ma che cazzo sta a fare questo? Penso che lo applica a tutto, Che sta a fa? Boh. Come se avesse messo un'immagine sopra un overlay per dare sta usando i filtri. Finished. Sta usando i filtri. Vabbè, ma non le razze. No, lo finirà davvero. No, però la colorerà lui. Magari sta... No. Ma andava con 14 minuti. Non l'ha fatto. Mandova con 14 minuti. Manca a fare l'Olivia all'orto. Minchia, ma qua non l'ho... Ma qua non l'ho... Lei si è fatta un muro di destra. Un muro di destra. Un muro di destra. Dai, va bene, chi se ne frega, lasciamolo così. Vediamo cosa tiriamo fuori col render. Dai. 12 minuti e 50 secondi. Aspetta.
Aspetta che mi faccio un salvataggio di sta roba. Che avere i save dei crash è sempre un problema. Rip in pace, scrive Dejo. Eh sì, prima era rip in pace per davvero. Allora, innanzitutto il background va fatto non verde. Decisamente non verde. Comunque io ho una sorta di, non close up ovviamente, però una cam più vicina, tipo full, cioè che prenda l'uccello tutto, non so usare nel caso, sto per dire, insomma che comunque è una, vabbè, capito. Sì, sì, sì. Le tue spiegazioni sono sempre al top, ma infatti... Però ce le capiscono. Capisco, capisco. Matteo è un pro designer. Allora, una luce la mettiamo in alto a sinistra, che fa da key light. Ah, ecco quello che dicevi tu, che fa da tutto stilizzato. Un'altra luce. Orca, Roia. La mettiamo qua. Bello. Bello, bello. Bello, bello, bello. Vai, quello delle luci è un po' di meraviglia. Proprio, cioè, la differenza è quella. Mm. Però sì. Density al was. Ok, questa posso fare in custom 1. Devo andargli a sistemare questo. Quanto, raga? 10. Merda. Wow, guarda questo. Rip. Rip. Rip per me. Rip per me. No. Non so se il fondo nero lo tira più fuori la figura. Ce l'hai con me? Sì, grazie, adesso provo, perché... Grazie al cazzo. No, ma infatti in realtà sti suggerimenti ci stanno, perché io fare ste robe, cioè io sta roba la portavo... Diciamo 10 minuti, sì. Sì, infatti, la portavo dentro a V-Ray, ci facevo il lighting così volante. Ma adesso provo. Tanto sto bordo nero fa schifo. Ma non lo diciamo a nessuno. Custom 1. Porco Diaz, porco. Ma pure lui lo sta facendo blu print. Comunque. Sì, non capisco cosa sta provando. Sì, quei filtri lì non mi piacciono per niente, però. Stanno in botto, la gente. Lo so, ma non mi piace, cioè... Tanto ovviamente loro devono vendere il tool, le fanno no, perché mi dice c'è gente che usa i filtri, fanno l'intero lavoro, fichissimo, wow. Wow, era una merda, facciamo vincere. Ok, allora, sfondo nero dici, così, proprio boom. Io lo vedo molto in delay, però lo so, magari esce più, cioè tutte quante le ombre diventano più... soffuse, tra virgolette, cioè proprio i neri, cioè così per esempio c'è il corpo, cioè l'ombrello secondo me è troppo, però capisco che la razza è molto verticale, come diceva Matteo forse è un po' un zoom in, una pelle che tagli qualche parte della coda. Sì, se cambia la risoluzione è un po' più zoomato, cioè, aspetta raga, perché... Aspetta, perché sì, devo fare... Aspetta, perché ci sono delle impostazioni di render da mettere, che sennò ZBrush fa dei render che fanno sboccare. Allora, tipo le shadow vanno in angolo a 10, i ray vanno così, blur a 2 o 3. 8 minutes left, yeah, I know, Jessica. Qui posso mettergli dei filtri.
Padone ragnetto da... Sì, quella brava che ti apre, Mike. Un po' di noise gliela metto. Blur intanto non riesco a settarlo in tempo, provo ma... filter no... Dove cazzo era? Blur... Colorize... Ok... raga, vi faccio l'ultima paintata così al volo. Ditemi quando manca tipo 5 minuti. No, ma quanto mancano? 6 minuti è qualcosa. 6 minuti e 40. Porca troia. Basta così, dai, chi se ne frega. Senti, come quella dura, provi al volo proprio una cosa un po' più di 3/4 invece che così laterale, per vedere un attimo, magari perché in questo modo ti permette di andare un po' più vicino. Non si vedono gli occhi, voglio fargli vedere l'occhiettino. No, vabbè, certo, quello assolutamente, finché riesci a far vedere comunque l'occhio, quello intendevo. Anche meno, torna un po' più laterale. Tipo così... Lascio così, raga, devo buttare fuori. PBR end. Taglia un po' di coda, non è un problema. Troppo tardi, lo vedi in delay. Ah, ok. Render pass, shadow, devo buttare giù blur. Il color, il document va invertito. Come cazzo si faceva invertire, non mi ricordo. Deve essere più scuro sotto, non mi ricordo assolutamente. Fa niente, via così, dai, amen. Stroke, no, dove cazzo è? Dov'è, raga? Render properties, render composite, ok. Ok. ZBrush Central. Ah, il tipo l'ha consegnato quello. Il cara l'ha detto. Sì, sapete, non sa come insegnare. Cioè, questo ha fatto le ombre quello dietro. Cioè, Motto, cioè, come faccio a fare reply al... Oh, dove sta? Ma hai riutilizzato Nick? Sì, gli ho buttato a render così. Ah, quindi è finito. Cioè... Sì. Ok, rimane 2 minuti, no, 4 minuti e 20. Non so se non avessi potuto tenere più caravaggesca, no, qui proprio esce fuori solamente il volatile, qualche luce sul legno. Guarda, avere il tempo di final submission, com'è che devo scrivere? Sì, final submission. Submission, Nicolò. Cosa lavorai? Molto steampunk. No. Upload. Comunque guarda, hanno scritto un commento, che commento mi hanno scritto? Chi è Paletton? Non so chi è. Credo il tipo. Perché Brivido si chiama Paletton, dice il colore rosato si accosta bene col viola della stessa saturazione. No, ma il tempo, ma ormai il tempo è scaduto. È onest. Andata, reply. Va bene così. GG. GGVP, raga. Beh, dai, ho bello comunque. Bello. Dai, sono contento. Minchia, che rasciata. Mamma mia, cosa? Adesso vado a pisciare, sì, assolutamente. Mi sto assicurando che la submission sia online sul sito. Ma adesso loro se li guardano tutti quanti e decidono. No, decidono il 10.
Guarda che robette. Thank you everyone for joining this Mac. Ci vediamo la prossima settimana, ragazzi. Io stacco. Minchia, è stato importante. Bella Ferd, grazie. Grazie per tutto. Ciao. Ciao. Thanks a lot, Zmax. Thanks a lot. I really appreciate it. Thanks a lot. And yeah, I will probably start streaming. I don't know when, but yeah, I will start and share what I can do with you. Yeah, we can start streaming whenever you want. You know, you are the master, I am the fun guy. I try to. Oh, comunque mi è piaciuto un botto. Bravi raga. No, bello. 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 Sono contento abbiano fatto questo risultato. Sì, assolutamente, Nick. Ma anche adesso se ti guardi la maggior parte degli altri, insomma, partecipanti, a parte ovviamente Shane e altri 2-3, come dicevo prima, cioè, vabbè, ma loro sono i top player, quindi sì, però cioè, io quello tuo è tra i migliori dopo di loro. Beh, non esagererai così tanto, però Nick, adesso me li guardo, non visti parecchi, fidati. Adesso me li guardo un po'. Comunque non so quanti italiani ci siano in chat, ma grazie. Qualsiasi cosa voglia dire grazie, ma grazie per essere passati o aver supportato la live. Best commentary team on Twitch. Thank you so much, Maxine. Sono un botto stanco. Adesso mi riguardo un po'. Peccato che comunque... Ciao! Ciao. 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 That's the new cosa. Say bye to everyone. Ciao. That's the official way in this channel. Ah no, devo mettere la... sì, devo mettere il mio link. Dove? Nella stream. Sì. Che tra l'altro che vuol dire? Basta che linko il canale, immagino. Penso di sì. Non so se vai su video, se salva l'ultimo stream che hai fatto. Sì, quello non sì. Non subito, però. Link al canale per ora. Appena c'ha il coso lo modifico e... Boh, interrompiamo pure. Grazie a tutti, 10 spettatori, pazzesco. Di media, tra l'altro, perché voi sono stati picchi anche a 15. E nulla, dai, magari qualche live la facciamo partire. Bella a tutti, grazie. Ciao.